Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere con tanti ospiti sulla radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Buonasera, buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. Ciao, buonasera a tutti per questa nuova puntata di Dopo Cena Con. Stasera mi prendete un po' raffreddato, quindi sarò un po' meno carico del solito, ma sempre carichi qui per essere insieme e per fare radio qui su Radio Cigliano. Dopo Cena Con, il giovedì, la serata degli ospiti. Torniamo il giovedì dopo la parentesi della settimana scorsa in cui abbiamo anticipato con Alessandro Quarta per averlo. Siamo andati di martedì, si ritorna di giovedì e quest'oggi accanto a me c'è lui. Io dico solo lui. Spacchiamo il secondo, manco alla Rai. No, vabbè, io spacco tutto. Signore e signori, questa non è una voce qualsiasi. Ve lo posso dire anche raffreddato, va bene. Questa è la voce di Mario Cordova! Evviva! Come stai, Mario? Bene, bene, bene. Sono contento di essere qui con voi stasera. E speriamo di non annoiarvi tanto. Ma non penso proprio, guarda. Beh, io devo fare una scaletta. La scaletta? Allora, no, musicalmente ci stavamo rendendo conto un attimo fa che musicalmente forse siamo andati un po' sul melanconico spinto. No, musicalmente sarò una grande pippa, posso dire? Vera pippa. Però è carino perché vuol dire che sono i tuoi gusti, cioè è quello che tu hai dentro. E questo noi vogliamo portare alla vostra attenzione. Su Facebook in questo momento, oltre che su Radio Cigliano, sulla app, ovviamente potete condividere sulla vostra pagina Facebook questo video, fatelo perché ci piace essere insieme a voi ed essere super social, quindi condividete. 328 7948 796 è il WhatsApp per essere super social con noi, mandateci i vostri contro selfie. Che cos'è un contro selfie? Una vostra foto di quello che fate, basta che non siate al gabinetto o déshabillé eccessivo, diciamo. Beh, se non siete in questa maniera, voi potete mandarci il vostro contro selfie, noi lo mandiamo in onda perché noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi. Poi avete la possibilità sempre tramite il 328 7948 796 di votare il contest. Ci sarà tra un po', dopo la quarta canzone che ha portato Mario, Mario leggerà in maniera neutra un suo doppiaggio e noi, voi anzi, dovrete indovinare da che doppiaggio è tratto. Chi indovinerà avrà come omaggio. È dura, questa è durissima, è stato di un tenero che io veramente veramente chi non indovina stasera dietro la lavagna, perché è stato di un tenero tremendo. Il che cosa si guadagna da tutto questo? Non una vacanza ai Caraibi, perché magari non ce la possiamo permettere, ma una foto autografata di Mario Cordova e wow, autografata in diretta con tanto di dedica. Assolutamente personale. Bellissima. Tra l'altro mi hai mandato una foto dove sei il figon, proprio il figon per eccellenza. Ma le foto si possono ritoccare. Una c'è Photoshop adesso. Esatto. E poi avremo la possibilità di ascoltare sempre Mario nel questionario di Proust, sempre andando avanti nel corso della serata, ma ne parliamo più tardi. Misterioso. In più vi manderemo un WhatsApp nostro, solo se ci farete richiesta al numero WhatsApp che vi ho dato prima. Vi manderemo un selfie di giornata che produrremo insieme a Mario, facciamo una foto e ve la mandiamo come regalo della serata. Ma insomma, dai. C'è roba. C'è roba. C'è roba. Mario, come stai? Bene, 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 bene. Sono curiosissimo, intanto ti faccio complimenti perché sei veramente un DJ pazzesco. Vabbè, sei. Questa è la sua memoria. Questa è la sua marcia. Questa è la sua marcia. L'ho fatta bravo. Un po' di volte. Però ci vuole, no? Perché come facciamo noi nel doppiaggio, secondo me? Ci vuole energia, ci vuole buttarsi dentro anche sulla cosa più brutta del mondo. Come per qualcuno ci potrebbe essere questa radio, per esempio. Buttarcisi dentro. Crederci, no? Crederci, sì. Vero? È importante. È quello che tu hai dentro che riesci a, credendoci, a comunicare questa emozione forte, perché poi il doppiaggio è questo, una comunicazione di emozioni, no? Concetti e sentimenti. È vero. È nient'altro che questo. Che insomma, sempre carichi, vero? Sempre carichi. Mario, c'è un sacco di gente che ti osanna. Ah, c'è Marianna, c'è Paolo, c'è Max. Manco un salutino mi fai. Ciao Max, so che stai male e mi raccomando, strong, be strong. Ma Max che conoscevo, Max? Perché no, un Max che Max non conosci. Radio Brea, la web radio di Sentieri Tolkieniani. Wow. Questa sera ci facciamo concorrenza, state in diretta anche voi, vediamo chi vince alla fine. Allora c'è anche Giulio, Caterina, c'è Laura, c'è Luca. Volevo sapere, dice Luca, per quanto riguarda il doppiaggio di Parnassus, se sono stati fatti dei provini su Heath Ledger. Ti chiedo questo perché Adriano Giannini aveva espresso il desiderio di doppiarlo nel suo ultimo film. No, non sono stati fatti i provini e c'era questa possibilità di
di farlo fare chi io pensavo fosse giusto in quel momento. vabbè, però non sono stati fatti i provini, questa è la risposta alla tua domanda. James c'è anche, Franca da Torino, ciao Franca, ciao, e anche Franca. Tommaso, Max sempre che scrive tanto stasera, anche insieme a Marco Doneddu, ciao Marco, immagino dalla Sardegna, e anche Michele, magico, mitico, ti seguo dal trailer di Due Occhi Diabolici e dai doppiaggi di Miami Vice. Addirittura. Vabbè, veramente questa è Miami Vice era è storia, bimbo, bimbo. Questa è storia, questa accidenti, è storia. Hai tradito la tua età, attenzione. Vabbè, però grandissimo Mario Cordova, dice Matteo, una delle voci più belle di tutti i tempi. Sono assolutamente d'accordo con te. Sorbo nella serie Hercules. Ti ricordi? Come no? Kevin Sorbo, era quel crestone, quel muscolatone, un figone pazzesco, è vero. Era molto simpatico. Allora, c'è anche Fabio, serie. Mario, ci racconti un po' delle esperienze dal set di 100 vetrine, l'onore e il rispetto parte terza entre le tre rose di Eva 2. Quante ce la sanno tutto sanno. Però diciamolo dopo, perché adesso parliamo, introduciamo sì. prima il doppiaggio, aspetta sì, che sei andata alla cenere, sì, introduciamo prima il doppiaggio, dopodiché poi parliamo anche di come della faccia, di come ci hai messo la faccia a fare l'attore. Ilaria Stagni, voglio la foto autografata di Mario Cordova. Ilaria, per averla devi indovinare da che doppiaggio è tratta il contest. Se non lo sai tu. Lo devi sapere, sì. No, non c'era in quel doppiaggio. Però, la grande voce di Bruce Willis in Pulp Fiction. Wow. Zed è morto, piccola Zed è morto. Ma come fanno? Lo sanno. Pazzesco. Tu ricordi? Io tu hai memoria di quello che hai fatto, delle cose che hai fatto? No, 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 ma proprio nulla, è una cosa, anzi, mi prendono sempre in immediata. Giro. Mi dicono, ma ti ho sentito su... Ma ero io, ma sei sicuro? No, no, anche perché in genere poi non vado neanche a vedere, tranne casi rari. E a volte vedo e purtroppo mi vergogno pure di aver fatto delle cose. Ah, però... sì, eh? Beh, insomma, capita. Può succedere. Sì, può succedere. Però insomma, di solito facciamo un buon lavoro sì, e sì, di sì, solito... Sì. Tu sei critico? No. Con te stesso, risentendoti? No, io non mi sopporto. Cioè, che sei un cane, cane! Facendo anche il direttore, però mi capita spessissimo di fare anche l'attore. E allora mi dicono, vuoi risentire? No, per favore. Grazie, quando ti, no. Sai quando, no? Quando ti chiamano ai provini, no? Che tu fai il provino di una cosa, ma vuoi risentire? Insomma, sì, certo, la dovrei risentire per capire. Come se però... quell'effetto che capita, chi si sente per la prima volta registrato, dice, ma no, ma io questa voce così non è possibile, ma io non sono quello, a me continua a capitare ormai. Da ho cominciato sempre, nel lontano, 79 il doppiaggio. Prima 71. Prima con la faccia, con la. E la... Lì mi sono tradito anch'io. Sono era molto piccolo. Eri piccolo, bambino, era proprio bambino, un pupetto. Sì, e poi ci abbiamo una certa età, che dobbiamo fare? Diciamo. Marco, dall'elementare al liceo, Mario mi ha cresciuto con la voce di Kevin Sorbo in Hercules, una voce unica che è davvero parte della mia vita. Wow, che bello. Devo dire una cosa, in effetti, quando sono arrivato a Roma nel lontano 79, ho incontrato quelli che erano gli eroi della mia infanzia. E veramente l'emozione è stata forte, io non credo, ogni tanto devo ricordarmi, perché capita che noi, appunto, cose di questo genere, appunto, chi ti incontra e ti dice, ma tu sei stata per me la mia infanzia, e devo dire che ricordo un'emozione fortissima, cioè attraverso la voce, lo sguardo, la faccia, il fisico, il film, certo. Ma insomma attraverso di noi passano nel bene e nel male. No, il grosso credo dell'emozione e della forza. Tra l'altro è un po' quello che dicevano tanti, che dicono comunque adesso si parla tanto di sottotitoli, di rivedere in originale, tradimento della versione originale e quant'altro, ma noi come abbiamo imparato a amare il cinema? Abbiamo imparato a amare con il doppiaggio, senza farci tante domande del fatto che questi parlassero in italiano e invece no, erano finnici. No, c'è questa cosa pazzesca, che è questo rapporto di fiducia che c'è fra lo spettatore e il doppiatore. Sì. Cioè, tu vai a vedere un film e quasi sempre, soprattutto negli ultimi anni, dove i grandi registi non sono poi così tanti, o quelli strafamosi, vai a vedere un film perché c'è, per esempio, uno a caso, Richard Gere, vai a vedere un film di Richard Gere, perché c'è Richard Gere, che sai benissimo che è un attore americano. Nel film Richard Gere, che è un attore americano, si chiama Tom Johnson, si chiama Francesco Giuseppino. È americano a tutti gli effetti. E gira, guarda caso, a New York ed entra nell'Empire State Building, che tu lo conosci perché è proprio quello, ci sei stato anche tu in un viaggio che hai fatto a New York. Va dal tizio all'accettazione e dice, buongiorno, c'è posta per me? E lo dice in italiano e sembra la cosa più naturale di questo mondo. Certo. E se dicesse, sorry, dice, oddio, ma che è? Sembrerebbe esotico immediatamente, quindi, no? È convinti che lo stia dicendo in quel momento in cui fa quell'azione, invece è tutto sovrapposto, è un patto spaventoso se ci pensi fra... Ma è un tradimento secondo te o no? Questa è una cosa un po' controversa, c'è chi dice che è un tradimento. È una sovrapposizione. In ogni caso... Anche se bellissima, anche se perfetta. Tradimento vuol dire tradire, mi sembra una parola grossa. E certamente è una cosa che in teoria assoluta non sarebbe auspicabile, nel senso che un'opera
nella sua interezza dovrebbe essere colta e vissuta nella sua interezza. Se la puoi, noi se facciamo... la puoi cogliere, però. Esatto, il problema è: si può cogliere? Allora io mi sposto su un altro piano, al di là del doppiaggio. Noi siamo sicuri di aver letto Hemingway, per dire un nome a caso, Merrick Ball, o che so io, Brecht. Abbiamo letto le frasi che un signore ha preso e tradotto. Certo, con perizia, assolutamente bravissimo quello che è, però non erano le originali. Da quello che mi risulta, non vorrei offendere nessuno, io ho un'amica che fa traduzioni, non sono neanche particolarmente pagate, però spero di non suscitare no, queste cose, no. E nessuno le controlla, però ci almeno sono anche... noi abbiamo un controllo su quello che diciamo, no, sì. E su quello che viene ultimamente detto. Sì, da ultimamente una ventina sì. D'anni sì. Quindi, allora, fermo restando che sarebbe meglio usufruire dell'opera, la sua verità, come è esattamente uscita, il doppiaggio è in questo senso non un tradimento, ma comunque una sovrapposizione, una cosa non vera che è messa. Ma tutto questo. Però scusa, però, non è vero neanche il film, perché non è che quello è entrato nel Empire State Building camminando veramente e c'è una telecamera che l'ha seguito mentre era in esterno, poi un'altra l'ha preso dall'interno immediatamente mentre lui entrava. Lo so. Lui l'ha fatto in 4, 5, 6 ciak diversi, è quindi vero. Anche quello però non è. Però quello, il film è un'opera. È un sì, prodotto. È un'opera completa, col montaggio. Allora, l'opera è quella, con i suoi suoni, con le sue voci, con le sue facce. Noi sovrapponiamo una voce e quindi facciamo una cosa che è altro da sé. Se ho un secondo di tempo ti racconterei una. Porca miseria se ce l'hai. Io ho fatto il primo film di Muccino, nome per noi contrastato, che è stato La ricerca della felicità, e lui non aveva mai fatto un doppiaggio in vita sua, aveva fatto delle integrazioni, come spesso succede, nei suoi film italiani, quindi con i suoi attori. E quindi era terrorizzato, preoccupatissimo, mi ha fatto un lavaggio del cervello della Madonna. In più lui non era presente perché era a Los Angeles, perché stava per uscire questo, il film. Questo cioè. Che peccato. Quindi nelle miliardi di telefonate che mi faceva, in cui discutevamo su una parola piuttosto che un'altra, lui mi ripeteva sempre: mi raccomando, il doppiaggio, butta via, cosa. Va bene, tra l'altro lui sulla voce di Will Smith aveva scelto Sandro Acerbo, che è il massimo della pulizia, cioè Sandro è un attore straordinario, un doppiatore straordinario, ma è forse la voce più pulita di tutti, certo. A caso doppia Brad Pitt, e quindi diceva sporco, vabbè, taglio, arriva finalmente a doppiaggio finito all'International Recording, alla famosa International Recording, che è questo posto dove doppiavamo, che non esiste più purtroppo, e arriva con suo fratello Silvio e io eravamo tutti preoccupati perché era successa una cosa che non voglio raccontare pubblicamente, ma eravamo molto preoccupati anche perché lui era anche uno incazzoso, che molto fumantino, nervoso, fumantino, e c'era, quindi c'era la rappresentante del film, insomma tutti i tecnici che te ne aspettavano. Io lo fermo, gli dico: senti, adesso tu mi fai una cortesia, prima di entrare tu devi ascoltare quello che ti dico, e mi devi ascoltare, quello che tu stai per vedere non è più il tuo film, quello che vedrai è un altro film, perché il tuo film è stato preso, studiato, mangiato e buttato digerito fuori, digerito e ricagato, come si suol dire, da altre teste, da altri cuori, da altri sentimenti, non è più il tuo film, è un'altra cosa, quindi tu mi fai la cortesia, devi avere il tempo di abituarti, ma non è solo una questione di voci diverse, dove tu sei sempre stato abituato a sentire la voce di Will su Will e la voce della moglie di Will su la moglie di Will, ma proprio entrano in gioco i sentimenti, perché ognuno porta la propria storia, ognuno doppia così come fa, dirige a secondo di quello che è dentro di sé, perché ognuno poi porta se stesso, certo. Quindi quella cosa è un'altra cosa, parte da te, ma è stata poi in qualche modo toccata da tante altre persone, per cui tu adesso entri e non dici niente fino alla fine del film, perché devi darti il tempo di abituarti a una cosa diversa, e poi mi dici tutto. Lui mi ha detto, mi aspettavo, oh, che cosa, mi ha detto, mai convinto, va bene, mai convinto, ok, non dico niente. È entrato, ovviamente alla fine del primo rullo si è fermato, mi ha detto no, benissimo, però voglio rifare questo, però bene, ecco, insomma, cioè comunque hai avuto bisogno di un'opera di convincimento, sì, con una persona, sì, che sì, comunque sì, questo mestiere lo fa, e che quindi dovrebbe essere, come dire,
edotta e dovrebbe sapere che cos'è il doppiaggio alla fine di un film, perché poi il doppiaggio lui lo sta facendo su un film girato in inglese con attori americani e quant'altro, ma insomma c'è stato Fellini che ha doppiato tutto, Pasolini ha doppiato tutto, De Sica ha doppiato tutto, cioè hanno doppiato tutto quanto loro, il neorealismo italiano ha doppiato alla grande, e facendo come? Recitare veramente 1, 2, 3, 4 era Barbaro la Barbaro. No, davvero, proprio i numeri. I numeri, sì. Ci sono stato in sala con Fellini e... I numeri, lui diceva. Scriveva le battute lì. Al volo. Vedendo l'immagine del montato, la scriveva. Esattamente, numeri. Quindi, insomma, 36, 35. Infatti, e poi devi... Come faccio su 35 a metterti ma vaffanculo? E ce lo metti, capito? Lo stesso, perché l'opera è la sua. Quindi lui comunque l'hai dovuto convincere di una cosa che però, secondo me, fa parte della... del bagaglio del cineasta, del bagaglio del regista. Uno lo sa che c'è il doppiaggio, ma lui nel suo bagaglio non c'era, perché infatti, lui, avendo sempre fatto solo film italiani con attori italiani, questa cosa lui non la sapeva, non la conosceva, e in più, per carità, il problema è farlo bene il doppiaggio, certo. Quindi lui era anche preoccupato che non fosse fatto bene, insomma. Alla fine, a parte i rifacimenti che ogni regista fermo comanda, restando che lui ovviamente la sua opera era quella e l'avrebbe voluta mandare, ma ovviamente non la poteva mandare perché nessuna casa di distribuzione in Italia avrebbe fatto mandare almeno la stragrande maggioranza dei cinema. Forse anche lui avrebbe avuto dei problemi proprio di vendita, di altro, lui stesso con la sua opera. Ma assolutamente, chi la capisce? Sì, assolutamente sì, noi non siamo abituati, ma al di là di questo, io credo negli Stati Uniti, non vorrei dire una baggianata, ma veramente il cinema straniero non lo conosco pochissimo, a parte Woody Allen, ne può fregare amici, meno, cioè. Non sanno, non sono abituati. Nei paesi europei sì, a parte che si doppia dovunque ormai, anzi forse non si è mai doppiato come in questo periodo. Vero. Lo sai, anche i paesi dell'est stanno doppiando, doppiando tantissimo. In Russia ho intervistato un attore russo, questa la rifaccio, ho intervistato un attore russo al premio Voci nell'Ombra e gli ho chiesto, ero convinto che lui facesse il voice over, no? Abbassavano tutto, due persone, un uomo e una donna, raccontavano. Anche un uomo solo, è vero. Invece no, ma ha detto facciamo doppiaggio, anzi Repubblica Ceca, non è più che Cecoslovacchia, si doppia tanto, si sta doppiando parecchio anche in tanti altri. Un motivo ci sarà. Sì, il problema, ripeto, è essere il più fedeli possibili, certo, all'opera. Ma ripeto, perché non ci sono problemi nel dire che io in realtà non ho mai letto Hemingway, ma un signore che mi ha detto che Hemingway diceva quelle cose in quel modo, in quel ritmo, con quella scelta di quegli aggettivi, cioè questa cosa non esiste. Anche quelli andrebbero letti allora in originale, no? Certo, Dostoevskij, certo. Russo, tutti quanti saprebbero leggerlo. Dovremmo conoscere 190 lingue. Per chiudere questo argomento, il sottotitolo è comunque una traduzione, quindi passibile, no, di tutte le critiche che si possono fare. E gli errori che si possono fare. In più fare. Una sintesi, una traduzione, perché ovviamente non puoi mettere tutto e tu sei obbligato a guardare. Allora il problema è farlo bene. Certo. Farlo nel rispetto assoluto dell'opera, insomma. E su questo noi siamo abbastanza bravi, devo dire la verità. Sì. Allora fammi fare una cosa, perché c'è il solito problemino, che poi adesso lo risolve in un secondo, ovviamente. C'è il solito problemino della radio che si sgancia, ma adesso lo risolvo veramente in un secondo. Ecco qua. Fantastico. Tu stai guardando cosa sto facendo, come non capisco assolutamente nulla. No, ma non c'è poco da capire. Sorpreso di come tu riesca a essere un bravissimo doppiatore, un bravo attore, un autore, un presentatore, ma anche un tecnico. Vero? Anche tecnico. Siamo tornati anche in diretta sulla radio, c'era stato un piccolo problema tecnico, ma adesso l'abbiamo risolto, quindi se siete rimasti, grazie veramente, perché quando poi sentite solo la basetta e non sentite più le nostre voci all'improvviso, dite ma che succede? No, invece siamo riusciti a tornare. Mario, c'è tantissima gente, voce meravigliosa e tanto familiare. Ciao Giorgio, dove ciao, siamo? Giorgio. Siamo ciao, là. Ciao. Voce tanto familiare, è vero. È vero. Siamo cresciuti con te, io pure sono cresciuto con te, cioè ufficiale gentiluomo, no, ero io, non eri te, c'hai ragione. Dove l'hai fatto tu? L'hai fatto in ACICO sicuramente ultimamente, l'ho sentito. Insomma, diciamo che da diversi anni l'ho fatto io. L'hai fatto molte volte, no, quello era Gino, c'hai ragione. Era Monica, anche perché allora io neanche facevo il doppiaggio, quindi... Era 78. Io sono arrivato nel 79 a Roma. Senti qua, ma tu te lo ricordi la prima volta che sei entrato in una sala di doppiaggio? Ma porca miseria, indimenticabile. Che è successo? Beh, è abbastanza divertente, perché sono andato a fare un provino con Mario Maldesi. Sì.
perché conoscevo la compagna di Stefano Sattaflores, che era un attore strepitoso, sia di doppiaggio, per esempio lui ha doppiato Guerre Stellari, faceva Ian Solo. Ian Solo il ragazzo? No, il ragazzo no, faceva Harrison Ford. Harrison Ford. E io non l'avevo mai conosciuto, ma avevo conosciuto la sua compagna perché lavorava in Rai e avevo fatto un po' di trasmissioni radiofoniche. E lui mi ha detto: ah, guarda, sta facendo un lavoro, scusate, ho toccato il microfono. Sto facendo un lavoro, vieni, dice, guarda, allora vai, che sta facendo 10. Ah, come no? Brooke Shields. Dudley Moore. E quella con i ricetti molto caruccia. Come era? Boderick, me li confondo. Insomma, sempre. Arrivo, io quindi non avevo mai visto questo attore, che era un VIP, era uno, faceva televisione, faceva teatro tantissimo, insomma, doppiaggio, eccetera. Per cui arrivo, dico, un giorno entro in sala, c'era Mario Maldini. Scusi, finisce il doppiaggio dell'anello che stavano facendo e dice: sì, sono un amico del Stefano Sattaflores. Allora, Stefano, c'è un amico, come si chiama? Mario Cordova. C'è Mario Cordova per te. E sento di là, perché non lo vedevo dallo specchio, dal vetro, e sento: è? Mario, no! Come stai? Sorpresissimo, non l'avevo mai visto, per cui lui esce fuori dalla sala, viene nella sala di regia, mi abbraccia come se fossimo vecchi amici, dice: Mario, guarda, questo ragazzo è un ragazzo straordinario, la devi assolutamente sentire, devi fare un provino. Dice: beh, adesso guarda, finiamo questa cosa, lo facciamo. Insomma, taglio, faccio questo provino sul film, finisce, stavo 10 battutini, un camerierino, una cosa qua. Bene, non ho mai fatto da piangere in Italia. Bene, ma io direi che possiamo anche lasciarlo nel film. Allora, prendi il nome che lo paghiamo. Il turno al volo, praticamente. Ti rendi conto? Rimediato al volo. Io sono stato pagato. Bello, però. Bello. Bello, perché poi non è sempre così. Tu che fai il direttore, sai perfettamente che arriva della gente ogni tanto. Ma non adesso, noi diciamo adesso, no, sempre è arrivata della gente che poi magari ha anche un trascorso teatrale, per carità. Non stiamo dicendo di gente sprovveduta, ma che poi il rapporto con questo affare qui, con questo signore che abbiamo davanti il microfono, è complicato. Beh, sono due mondi diversi. Avere anche... Sono due mondi diversi. Poi ti racconterò un aneddoto a proposito delle prese dirette. Non vedo l'ora di saperlo. In diretta su Radio Cigliano, 21 e 22, dopo cena con Mario Cordova. Questa sera io sono un po' raffreddato, ma lui no. E se volete, togliete la mia voce, lasciate quella di Mario, perché è fighissima. Mario ha una voce pazzesca. Giorgio dice: Mario. E Marco dice: volevo chiederti come è stato doppiare Patrick Swayze in Ghost. Mi puoi salutare? Puoi salutare Marco Zuccardi. Marco, ciao Marco. È stato bellissimo, devo dire la verità. Dico questo, non vado, come dicevo prima, spesso a vedermi. Quello erano i primi doppiaggi un pochino più importanti, insomma, era un filmone, quello, un filmone. E devo dire che sono andato lì, e io posso dire che io sono che piange al cinema, piange leggendo, non me ne vergogno, piango, senza problemi. Giustamente. Io pianto. Cioè, io ho fatto la scena quella del vaso, quella con le mani. Lì non ho pianto. No, la scena finale, mi sono uscite proprio le lacrime. E lì ti sei concentrato un romanticone. Ti sei concentrato sulle critiche che ti escono naturali verso te stesso, o ti sei goduto il film? No, lì era fatto particolarmente bene. Stiamo parlando fine anni 80, se non ricordo male, vero? Sì, 89-90. 89-90, sì, 89-90. Gran film. Fantastico su Bryan Cranston in Trumbo. Wow, ci ho vinto un premio. Vero. Ci può fare una frase di E-Man? Tu te le ricordi le frasi? E-Man diceva: per il potere di Greystock, era della sigla, non ricordo altro. E quello e basta. Grande, mitica voce di Patrick Swayze, Ghost e Point Break, l'indimenticabile Break, David Addison, Bruce Willis in Moonlighting. Che serie, quella è stata veramente una... Aveva ancora i capelli lui, l'hai visto? Aveva ancora i capelli ed era fantastico, perché poi lui ha cominciato con questo come un attore brillante, insomma, poi si è buttato su altre cose ed era strepitoso, aveva questa bocchina con cui sempre queste smorfiette così, e lui era strepitoso, una serie meravigliosa, molto divertente. No, divertentissima, veramente. Lei chi era?
Lei era Sybil Shepherd. Sybil Shepherd. Non so come mi ricordo. Chi la faceva? Te la ricordi? Melina Martello. Melina, tu e Melina. Lui e Melina, un'accoppiata veramente strepitosa, eccezionale. Ciao Mario, ti ho apprezzato molto in 100 vetrine, ma lo diciamo dopo del tuo ruolo. Bravissimo, un ottimo doppiatore. Ciao amici miei da parte di Gabriele De Pesce. Attenzione, siamo in diretta anche su voci.fm, portale web www.voci.fm. Andate lì e ci trovate, voci.fm, anche sulla loro pagina Facebook. E c'è sempre un, pensa, c'è sempre uno speaker al microfono. Se hai bisogno di un jingle per una radio, una cosa del genere, gli mandi il testo e un'ora dopo ti mandano il jingle. Sì, è geniale, bellissimo servizio. Grazie amici, e grazie anche a Gabriele De Pesce, staff che fa i video della nostra della nostra trasmissione, e anche a Lillo Carpino che fa la grafica. Grazie mille ragazzi. Lillo, grazie, che sta, Lillo che vive alle Canarie, insomma non è male, non è male, non è male. Ma un po' di musica? Io direi che lanciamolo immediatamente. Dammi al primo numero, me l'hai già dato, sono io che sono lento nel caricare. Allora, cominciamo con questa, mi hai portato questa, diciamo che la tua selezione oggi è un po', diciamo, pesante, melodica, melodica, diciamola in questa maniera, sì, melodica, sì, sì, e c'è molto italiano, anzi... È solo italiano. È solo italiano, adesso che ci faccio caso. Allora, dimmi lui perché l'hai portato. Beh, a parte la canzone che è meravigliosa, lui l'ho portato perché è stato in qualche modo l'incontro con l'amore vero. E io che sono uno che solo cantautori stretti, De André e cose di questo genere, quelli di parola, per la prima volta, io poi insomma parlo di rivoluzionario, ho fatto insomma il 68, che si era messo a Baglioni, oddio, ho detto il nome, porca miseria, no, vabbè, uguale, beh, Baglioni, porca miseria, mi è scappato. E invece l'incontro era rivoluzionario all'epoca, secondo te, lui? Era... O era conformista? Come lo vedresti? Vabbè, rivoluzionario non direi, insomma, rivoluzionario erano altre persone, era Gaber, De André, erano molto particolari, lui no, però è stato non solo un grande esecutore, ma anche un grande scrittore, insomma. E per me è stato l'incontro con la musica più leggera, con la musica del cuore, e sono andato a un concerto, cosa che io in vita mia sono andato solo quella volta. Ed è non eri solo, bellissimo, immagino. No, alle fantastico, e quindi è un inno all'amore. È un inno all'amore, e questa è un inno all'amore anche la canzone, Quanto ti voglio. Quanto ti voglio. In diretta su Radio Cigliano ci ascoltiamo adesso dall'LP Questo piccolo grande amore. Do un saluto a Pamela. Ciao Pamela, pezzo del 1972, Claudio Baglioni. Non Pamela, è il 72. No, è il pezzo. Claudio Baglioni, Quanto ti voglio. Eccoci qua. Baglioni la conoscete, insomma, possiamo. Se volete ascoltare pulite le canzoni senza nessuna intromissione, andate sulla. Scaricatevi l'app di Radio Cigliano per iOS o Android, ve la mettete sul telefonino e cliccate e li ascoltate gratis. Solo con il costo della connessione, se non siete in wifi, altrimenti è completamente gratis, non ci sono pubblicità. Potete ascoltare 24 ore al giorno Radio Cigliano, ci sono le nostre dirette, ma ovviamente ci sono anche le rotazioni. E adesso potete ascoltare pulita la canzone di Claudio Baglioni. Mentre allora, invece noi dobbiamo continuare a parlare, Come no? Barry Van Dyke in un detective in corsia, ci dice Sasha. È vero, ma è pazzesco. Si ricordi? Signor Cordova, come mai non doppiò Richard Gere in Chicago? Queste domande ce le fanno ogni tanto. Ma perché diciamo che fu, a parte che non è sempre detto che riusciamo sempre a fare noi gli stessi. Dipende, comunque la scelta viene fatta da chi è il direttore di doppiaggio in diretta, come dire, connessione con il responsabile della casa di distribuzione. Quello che mi fu detto, mi fecero un provino, io accettai di fare un provino e venne scelta un'altra persona, e quello, il motivo che mi dissero di questa cosa era che siccome lui cantava volevano un'aderenza maggiore della voce. Ma non importa, questo può essere, perché insomma ovviamente mi è dispiaciuto, perché sarei uno stupido a dire di no,
Però succede, ormai siamo abituati a questo. Non è più come un tempo, non è più come quando i personaggi Pino li faceva sempre, li portava avanti, Pino Locchi, Rinaldi. Però anche lì succedeva, sai? A volte sì, succedeva. Però di solito per indisponibilità della persona, non per questi giochetti. Ma anche perché era molto più semplice, c'era un'unica società e quindi all'interno di questa società c'erano dei rapporti molto precisi, quindi giustificare. Se arrivava quell'attore, veniva chiamato quel doppiatore e non c'erano cavoli, insomma. Peccato perché, come diceva giustamente Alessandro Quarta l'altro giorno, diceva, sai, è bello anche andare al cinema e trovare un amico, vai e trovi Richard Gere, no? E lo trovi con la voce di un altro e rimani un po' spaesato, no? Ma perché la voce è una parte del corpo e una parte importante del corpo. Come no? Se la voce è diversa, si sente. Sì, beh, provi un veramente. Immaginate un Mario Cordova che da domani parla con un'altra voce. Cioè, io me lo incontro per strada e dico: capito? Chi sei? Che è successo? È sempre io, ma un'altra voce sembra. Torno un'altra. In diretta. Quanto ti voglio, Claudio Baglioni, alle 21.29 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Mario Cordova. 328-79-48-796 il WhatsApp per mandarci i vostri controselfie, che non mi sto filando di pezza stasera, ma adesso me li finirò sicuramente, adesso li andiamo subito a vedere, e per partecipare al contest che ci sarà fra qualche disco. Quindi andiamo avanti lungamente. Esatto. Senti un po', film, allora, fanno le rime con Radio Cigliano, si fa un incontro molto strano, ma va bene. Carlo dice, tra l'altro, Carlo, sei Carlo ci segue di solito da una, andiamo subito a vedere, da una in una piazza, perché sta lavorando in una città, non ha la connessione wifi e ci segue dalla macchina con sto freddo dove c'è una connessione wifi e si aggancia con il computer. Pensa te, voglio vedere se stasera ci segue da casa Carlo. Carlo, buongiorno. Lo mando subito, ti faccio passare davanti agli altri, però perché era successa questa cosa e vogliamo farla vedere da casa, dove comunque, come vedi, c'è una bella nevicata da fuori, quindi non è male. Le previsioni sono brutte. Piemonte, se non mi ricordo male, poi ricordaci dove stavi, Carlo. Grazie. 328-79-48-796 è il WhatsApp per essere collegati con noi. Allora, dice, molti americani, attori americani doppiati da voi, non riuscirebbero ad avere lo stesso mordente senza la vostra particolare caratterizzazione. Noi lo facciamo questo, cioè diamo qualcosa di nostro all'attore, è giusto che sia così? O dobbiamo semplicemente... Sai quando a volte qualche direttore ti dice ma senti lui come fa in originale? No? Che a volte tu dici sì, lo sento, ma se faccio come lui... Allora, distinguiamo intanto una cosa. Ci sono stati attori... Lionello. Che ha fatto una cosa. Woody Allen, sì. No? Sì. Due mondi, cioè Woody Allen è un boccione grosso, Lionello, ma io dico... Ma chi ci stava meglio? Lui, e basta. Su Woody Allen, Lionello o la voce di Woody Allen? Sì. Woody Allen non sarebbe stato così bene su Lionello, forse. Non lo so, è avuto successo anche in America, ma in Italia sicuramente una fetta del suo paese. Vabbè, insomma, è un autore straordinario, scrittore, insomma, che ha delle battute sue, era meraviglioso. Però certamente Lionello gli ha dato una grossa mano. Come? Però questi sono casi rari, forse, non so... Ma forse anche sempre Lionello su Gene Wilder, anche... era molto... Carletto Romano su Jerry Lewis. Cioè, sì, là dove ci sono delle caratterizzazioni così forti, così evidenti, l'impronta è molto forte. Ma Rinaldi su Marlon Brando, che aveva questa voce esile, mentre invece Marlon Brando era così pieno, no? Anche lui forse in una certa misura... ha dato una cosa in più. Sono in imbarazzo a darti una risposta, perché Marlon Brando era Marlon Brando anche senza... quello ha avuto successo così, forse dopo un po' ci si abitua a tutto, per carità, insomma. Però certo, noi che abbiamo questo compito di in qualche modo di sostituirci alla natura e che abbiamo, no, che lo possiamo fare, certo. Infatti c'è nel doppiaggio, c'è questa diatriba da sempre, no? Cosa mettere? Una voce che sta bene sulla faccia o una voce che è uguale a quella dell'originale, per essere più simile all'originale? È complicata la scelta, eh? Ma io penso che, siccome quella voce non esisterà più, a parte adesso, vabbè, uno si può anche andare a vedere, ma cioè, che importa che voce ha? L'importante è che la voce aderisca bene sulla faccia, l'importante perché è che uno restituisca le emozioni, adesso, i sentimenti, le cose. Adesso la gente va a fare i confronti. All'epoca la voce era quella. Cioè, come parlava in originale il signore non era affar nostro, non ci interessava proprio. No, ma voglio dire, il fatto di mettere una voce più aderente alla faccia rispetto all'originale, io veramente ogni tanto incontriamo magari dei ragazzini di 16 anni
siano le voci da trentenni. Certo. O viceversa. E lì sei in imbarazzo tu quando sei direttore? No, io la scelta l'ho già fatta molti anni fa, metto una voce, perché io la voce d'originale non la sentirò più. Poi, come dire, rispetto l'emissione, il sentimento che viene certo. dato, la scelta artistica fatta, ma la voce... Se non c'è una ripresa dall'originale o una canzone, la voce non la senti mai. Ma la canzone, ma anche tu quando canti mica la stessa voce. È vero, la voce cambia. Cioè, cambia. Ma mandi più giù le immagini. Come si chiama? Valenti, no, dai, quel... Sì, ho capito. Ma anche Arisa, la stessa Arisa, no? Arisa, che, Arisa che parla così e poi quando apre c'ha tutte le ottave. No, è una balla questa cosa. Del discorso di prima, perché vocalmente, a meno che tu c'hai la voce così, e poi tarara, insomma, ma se non sono questi estremi, no? Cioè, sì. Laurenti, Luca Laurenti. Luca Laurenti. Luca Laurenti, sì. Laurenti, Luca Laurenti, sì. Lì pensa che sì, e poi impresamente è una cosa pazzesca, no? È vero, è vero. Quindi che non è quello. L'importante, ripeto, è essere corretti con le scelte fatte da lui. Quindi tu hai fatto questa scelta già da un po' di tempo. Sì, tu vai sull'aderenza sì. della faccia. Ma certo, perché non c'è più. Anche se tu poi adesso puoi saltare e dire, ah, guarda, e vedi e senti una voce differente. Non importa, l'importante è che quando gridi, gridi anche tu, se sostieni quella, se fai quella risata. È vero che il miglior doppiaggio è quello che non si vede, che non si capisce che è doppiata. Assolutamente è sì. È quello, no? È assolutamente vero. Quindi se su quella, abbiamo sempre detto, no? Un nero alto, grosso come una montagna che fa il buttafuori. Se avessi una vocina così in originale, a volte ce l'hanno, delle voci sottili, sì. tenue, no? Come succede nel mondo per tutti quanti, cioè ci stanno delle persone, degli uomini barbuti, enormi, che hanno una vocina così, e degli uomini secchi, 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 che hanno il Pino Locchi, no? Non ti saresti mai aspettato quella voce da Pino, assolutamente mai. Assolutamente sì, a meno che il contrasto ti serve per il film. Per il film, certo. Per, non so, è una commedia, una cosa che deve farti ridere, o una cosa che magari ti fa pensare, per cui un umore così e invece c'è la vocetta, un gigante. Certo. Che ne sei legato al film. Se è legato al film, che questo contrasto ci sia e che possa essere funzionale, allora sì. Ma se no, mediamente no. Perché? Perché poi sono cose che ti distolgono, ma perché basta niente. Perché, come dicevi giustamente tu, il vero doppiaggio, il bel doppiaggio è quello che tu non ti accorgi, perché se entri nella storia, nelle facce, in quello che sta succedendo, e non pensi più né alla bocca né... Ci sono stati esempi di, non voglio fare nomi, che qua siamo in radio, di doppiaggi meravigliosi, assolutamente fuori sync, e che io ricordo di aver visto da ragazzo, e che erano pazzeschi, che ho rivisto poi da, diciamo, da professionista, e ho detto, madonna, che fuori sync pazzeschi, no? E noi che stiamo lì. Però ti avevano convinto come prima visione? Assolutamente sì. Perché eri entrato dentro al... Perché ero entrato dentro... Dentro la magia, ti avevi tirato dentro, sì. Infatti, quando è che si parla di doppiaggio, quando hai fatto male, allora ti accorgi che è doppiato, quando la bocca va per cavoli suoi, anche se è contraddittorio con quello che hai detto prima, quando non aderisce la faccia, quando c'è qualcosa che non funziona, non aderisce non solo la faccia, gli occhi. Gli occhi, poi, perché noi doppiamo sugli occhi, è inutile stare a dire che poi devi guardare la bocca la guarda l'assistente, che giustamente sta a questo compito, cioè di guardare il sincrono, ma tu devi guardare gli occhi, devi entrare negli occhi. Io, certo. Io sto guardando te, io non ti guardo la bocca mentre parliamo, esatto, mentre parliamo noi che siamo qui, anche voi che state guardando, non guardate la mia bocca, guardate gli occhi. Adesso in televisione qua con l'immagine è un po' diverso, perché c'è tutta l'immagine, perché è limitato il campo, ma se io sto parlando con te, io parlo guardandoti negli occhi, esatto. Ne scelgo uno di solito, anche non è che li guardo tutti e due, perché non riesci a mettere a fuoco, no? Quindi ne scegli uno. Quindi noi guardiamo negli occhi, dove siete qua, vi guardiamo negli occhi sempre, e guardare negli occhi è importante, ed è quello che facciamo noi per fare questo lavoro. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, come si suol dire, no? Certo. Le emozioni passano attraverso gli occhi, perché, certo, non attraverso una smorfia del naso. Anche perché poi le parole, dico sempre, no, non valgono nulla in realtà, no? La parola di per sé non vale niente. Io ti posso dire che ti amo, invece sto dicendo esattamente il contrario. Certo. Mi ami? Ti amo da morire? Non posso vivere senza di te. Certo. Io l'ho detto, ma non è dicendo, vero. Oppure ti dico ti odio stronzo. E invece capisci, quindi è, no, poi c'è l'intonazione che c'è dietro, ma quell'intonazione viene da tutto, da tutto, dagli occhi. Soprattutto, sì, da tutto, ma soprattutto dagli occhi. Infatti ci fu, a questo proposito dell'intonazione delle parole, perché alcuni dicono, no, la parola è importante, la scelta, sì, per carità, ma fino a un certo punto, perché poi, ripeto, è l'intonazione che c'è dietro che dà. Ci fu una scommessa fatta da un scrittore dell'Ottocento, che si chiama Tardieu,
con un altro che non so come si chiamava, che discutevano proprio questo. No, la parola è importante, no, la parola è importante è l'interazione che c'è dietro. E scrisse Tardieu questo, un atto unico di credo di 15-20 minuti, che si chiamava, in italiano è stato tradotto Parole in libertà, dove gli attori non usavano, usavano una specie di Graham Law, no? In cui dicevano, che ne so, che cosa posso offenderle, due dita di Zulu, pitch point, e dicevano delle cose assurde, la gente capiva tutto e vinse la scommessa, no? Che appunto non erano le parole, non era la parola, ma era come, la, come veniva detta la frase. D'altronde chi studia un po' di comunicazione si dice, non so che abbiamo trovato questa percentuale, che la comunicazione verbale è il 7% della comunicazione, il resto è tutta non verbale, gestualità. Quindi noi italiani, quando ci dicono che siamo molto gestuali, no? Che facciamo, siamo avvantaggiati, comunichiamo molto di più, certo, di uno che sta, di un, adesso non voglio offendere nessuno, ma che ne so, mi vengono in mente i giapponesi, no? Che stanno composti. Io sono andato a cena con dei giapponesi ed erano molto composti, non muovevano le braccia, non facevano niente, però certo, quello che veniva fuori era un qualcosa di indefinito, non si capiva bene se erano contenti di quello che dicevo o se non gliene poteva fregare di meno. Ma poi lo sentiamo, al di là della gestualità, che giustamente hai ragione quando dici questo, noi sentiamo subito, se uno dice la verità, capiamo, noi capiamo al di là delle parole, tutti noi, no? Annusiamo se uno è finto, non è finto, se uno dice la verità, non la verità, se noi ci affidassimo un po' di più al nostro istinto. A volte quanto risolviamo. Invece poi non ci crediamo, usiamo la ragione e lì... La ragione uccide in questo caso, perché l'istinto è subito, è rapido, l'istinto è fondamentale, è immediato. Tu sei un uomo istintivo? Ma direi di sì, direi di sì. Comunque un uomo emozionale, cioè c'hai un'emozione che ti, sulla quale poi metti l'istinto, metti la ragione, metti qualcosa. Come tutti quelli che hanno sofferto tanto, quello aiuta, la sofferenza è una grande maestra. È necessaria per essere artista la sofferenza, secondo te? Che ne so, Parini che scriveva perché era mezzo storpio, eccetera, eccetera. Leopardi, capito? Cioè, comunque... Ho sempre pensato di sì, finché non ho letto un libro che si chiama La via dell'artista, che consiglio a chiunque voglia fare questo mestiere, questo o qualunque tipo di mestiere artistico, pittore, eccetera, in cui invece lei asserisce, questa donna che non mi ricordo adesso il nome di chi l'ha scritto, asserisce esattamente il contrario, che non è necessario, come avevo sempre creduto, perché la sofferenza, come dire, aiutasse l'artista a scrivere meglio, e dà una serie di compiti di perché scrivere, per esempio, come dicono anche tutti gli scrittori più importanti, per esempio io ho conosciuto Cirami, che mi diceva solo a me, era un gruppo di persone davanti a lui, e diceva: io mi sveglio la mattina e guardo, spero che nessuno se ne voglia, e guardo il computer e so che devo andare a scrivere e pagherei per non andarci. Dopodiché faccio colazione e vado controvoglia al computer, accendo il computer e per un'ora scrivo delle cose che mi vergogno non solo di scrivere, ma anche solo di pensarle. Ma mi sforzo di non giudicare, scrivo per un'ora delle cose impensabili e poi improvvisamente scatta una cosa per cui nell'arco di 6 ore scrivo una paginetta. Questo diceva Cirami. Voglio dire, bisogna andare oltre, insomma, bisogna, come dire, c'è anche un'abitudine, uno sforzarsi, come no, assolutamente, sì. Per quanto artistica sia, un'abitudine mentale ad andare, a essere dentro quello che devi fare, aiuta. Però certo, la sofferenza quantomeno ti arricchisce, perché la sofferenza, come quindi dire, è una tappa obbligata, eh? Secondo te è necessaria? Chi non ha mai sofferto, gli manca mordente, cosa gli manca? Ma chi non ha mai sofferto forse può parlare di gioia, di felicità, che non è detto che sia così poco, non è che bisogna parlare solo di sofferenza. Sì, però è più facile scrivere di contrasti che di gioia. Il problema gioie, è, che no? Noi, è che noi approfondiamo, cambiamo quando stiamo male, se no col cacchio. Rimani lì, sempre rimani lì sulla quando tua strada. Ricevi un bel ceffone, allora tu cambi, approfondisci. Io, se sono cresciuto in questo mestiere, lo devo a chi mi ha bastonato e ne ho ricevuto le bastonate. Sono stato cacciato da una sala, per esempio, e io ricordo questa cosa come un grandissimo dolore, ma... Però il giorno dopo, il minuto dopo forse, già eri là a dire: io ci devo rientrare. No, lì ho capito una cosa fondamentale. Io avevo cominciato con Maldesi, sono diventato un po' il cocco di quel periodo di Maldesi, perché io avevo già cominciato, praticamente il mio primo turno era così, il secondo ho fatto un protagonista subito, certo. E quindi ero, insomma, in un gioco casato, e facevo protagonisti, eccetera. Ero entrato in CVD, allora ero con, da loro, e mi chiamano per fare un film in costume.
un tal signore che si chiama Bertea, non so se hai mai conosciuto. L'ho sentito, non ci ho mai lavorato. E il modo, diciamo, di far lavorare Di Mario era molto buttato, molto vero, molto buttato via. E invece questi erano in costume e si muovevano in un modo che era completamente diverso. E io, per me, ormai il modo di recitare era quello. E quindi io buttavo via, mi diceva: no, ma no, ma non lo vedi, c'è il costume, non puoi fare così, calma, non correre, non fai. Una, due, tre, quattro, cinque volte ho detto a un certo punto: prego, si accomodi. Sì, sì, la sostituisco, lei non è in grado a vederci. Ma come, scusi? No, 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 guardi, non importa. E mentre io uscivo con le orecchie basse, l'ho visto, ho preso il telefono, mi ha chiamato Stefania, che era la ragazza che chiamava. Dico: senta, mi chiami il signor Capone, gli dica che se fosse un corpo non fa più il film. Puoi immaginarti come stavo. Ma aveva ragione lui. Io non capivo che non c'è un solo modo di recitare, non c'è un comando. Non c'è un solo modo. Non c'è un solo modo di tutto. Di tutto. Di tutto. E che quello andava fatto in un altro modo, che quelle persone si muovevano, no? In un modo, e avevano un'aria che era completamente. E io non potevo affrontarla in quel modo. Lì ho imparato, e oggi non mi fregano più, cioè, su quello e sul resto, ho imparato che non ci sono regole, se vuoi, no? Sì. Non c'è mai regola. C'è però la regola sua, c'è lui. Quella è regola. Il microfono? No, il microfono, no, l'immagine, lui, sì. Lui che sta lì e che ha già fatto tutto. Sì. Ha già fatto tutto. Quella è la regola, secondo me, fondamentale. E non è detto che tu sia in grado di essere sempre appresso a lui. Certo. Questo non è detto. Però io vedo, e anche in diversi... Lui, lei. Insomma, in qualche altro nostro collega, che tendono sempre, cioè trovato un modo... di fare un po' standard, diciamo. di dare sempre la stessa vocalità. Io questa voce che ho, la mia, non è che la uso 3 volte su 10. Te l'hanno ricordato trambò per dire, usavo sì. Un'altra vocalità qui, insomma un'altra voce, cioè c'è un'altra voce. Qui ti parlano per esempio Michael Keaton in Batman Ritorno, I Men, I Dovenatori dell'Universo, Schwarzenegger in Danko, cioè tutte cose diverse, no? Sì, interpretazioni molto diverse, anche molte di più di queste, sì. Caratterizzazioni Patrick Swayze, cioè, ma no, davvero non la uso veramente, credo 3-4 volte su 10 questa tipo di vocalità. Sì, perché poi ci sono altre cose. Perché poi hai altre facce, altri nasi. Ti ricordi quella cosa spagnola che abbiamo fatto con... oddio, chi era? Con Melina, mi sembra. Abbiamo fatto una cosa spagnola nella quale tu eri il commissario, l'ispettore. Quella una cosa tremenda, una cosa tremenda. Era una soap, era una specie. Sì, una specie. Cioè, uno sceneggiato, diciamo. Mantiamolo a sceneggiato. Però tu dovevi fare uno che era tutto regolare, era un po' così, non era un belloccio. No, tutt'altro. Sì. Ma grazie a Dio, vai. Sì, capito. Cambiamo, cazzarola. Sì. Oh, senti un po', domanda che faccio veramente a tutti. Mario Cordova, protagonista o antagonista? Cosa è meglio doppiare, Romeo o Iago? Beh, io credo Iago sia più divertente. No, per te, sì. Ma no, ma per tutti, insomma, cioè le sfaccettature, chi è un antagonista gioca molto di più, ha possibilità di fare più cose, gli antagonisti possono essere pazzi, scatenati, invece il buono protagonista è un po', come dire, tutto tondo, è sempre quello, buono, peruccio, un po' monotono, perché poi sì. La forza è data anche dalla tonia. Anche dalla continuità, cioè non c'è mai l'irregolarità, il picco di irregolarità. Sono sempre molto, come dire, tranquillizzanti. Dammi un altro brano, andiamo col secondo brano questa sera. Allora, beh, dai, andiamo su cose più spinte. Che numero? Il numero 3. Numero 3. Ah beh, questa è spintissima. Questa è spintissima. E qui ti racconto la prima volta. dimmi. No, dimmi. Perché? Perché questa? Beh, bocca di rosa. Barca, ma io no, beh, lo so. Sempre. Bocca di rosa, diciamo. Basta, tra l'altro, senti, abbiamo un minuto di introduzione, quindi ha voglia a raccontare. Iniziamo a mettere il pezzo sotto. Dimmi. Beh, la chitarra. La chitarra è stata una parte fondamentale della mia vita. Tu quindi suonavi, hai sempre suonato. Suonicchiavo, suonare è una parola grossa. Suonicchiavo con gli amici. Allora, nell'età dell'infanzia, la chitarra era un elemento fondamentale. Cioè, quando si usciva in gruppo, ma tutte, e dico tutte le sere, si finiva per tirare fuori la chitarra a un certo punto. Te la dovevi portare dietro sempre. Tutte le sere, e si suonava e si cantavano le canzoni. E questa era una di queste. Questa era una delle tappe fondamentali, diciamo. Ma anche intorno al falò in spiaggia? Qualche cosa, dovunque, amici, per strada, dovunque c'era la chitarra. Sempre, che bello però. Sempre tutte le sere. Altro che telefonini e WhatsApp, no, ci si aggregava con la musica, veramente. Si cantava tutti insieme, era veramente, anche quando si andava fuori col pullman.
E allora lanciamola, questa è Bocca di Rosa, Fabrizio De André, secondo pezzo portato da Mario Cordova su Radio Cigliano. Vabbè, grande, grande pezzo. Si andava fuori con dei ragazzetti, con la scuola. Col pullman, certo. La domenica a sciare, io stavo a Genova allora. E certo, tu devi portare sempre sta chitarra sempre, dietro. Sempre, sempre. E finché a un certo punto mi sono accorto che avevo la chitarra, suonavo, facevo ridere tutti, però la sera poi... però la gli sera... altri si accroccavano per il menestrello un po', la mattina andava tutto bene, si suonava in gruppo mentre si... poi stava a sciare, poi verso le 4 si andava via, era inverno quindi il buio, io continuavo a fare il cretino un po' con la chitarra, mentre il microfono, facevo ridere tutti e tutti stavano dietro con le proprie ragazze. Allora io dico, forse c'è qualcosa che non va. Quindi musica sempre un po' dentro il sangue, anche proprio come, non soltanto come pezzi, ma anche come esecuzione. A te piaceva giocare con la musica? Sì, cantautori tutta la vita, insomma, quindi era con le parole e con la musica, un po' cambiavo anche i ritmi, li facevo un pochino più mie. Insomma era uno spettacolo, però un bel modo. Punto di aggregazione che adesso a volte non c'è più ed è veramente un peccato. Senti, io sono indietrissimo con i controselfie. Ciao Aspi, oh, ciao, c'è Sasha dalla Svizzera, ciao Sasha dal lago di Lugano se non mi ricordo male, che ci scrive e ha preparato il solito collage di fotografie. C'è Richard Gere, Jeremy Irons, c'è Dobbs, non leggo bene che cos'è, Ted Dawson e Kevin Sorbo. Ah. Ha preparato tutta una roba per far vedere che ci sta seguendo e che grazie. È ligio. Grazie Sasha, continua a seguirci dalla Svizzera. Vi ricordo ancora il numero 328-7948-796, è il WhatsApp per essere super social con noi. Mandiamo ancora qualche altro amico. Massimiliano è pronto, come al solito, col suo dito. Ha detto che stasera non si ha mandato un messaggio privato prima, ma ha detto stasera non me la perdo. Manco sicché. Grazie, manco sicché. Grazie, Massimiliano, grande Massimiliano, grandissimo. E poi vediamo qualche altro contro selfie per dare una faccia a voi. Gabriele De Pesce, che fa le sigle, i video e che ci fa vedere che ha la storia, The Story of Film. Sì. È un libro, che cos'è? Un DVD, immagino. Queste sono 15 ore di storia del cinema del mondiale. È un'opera magnifica che io ho spiegherato per 15 ore. E la cosa, l'aneddoto divertente, veramente, se avete la possibilità di averlo, prendetelo perché è pazzesco. Cioè il cinema del mondo, c'è tutto, del cinema iraniano, c'è tutto. Cinese, bellissimo, è bellissimo, scritto da Dio, fatto da Dio. E la cosa divertente è che io non sono mai stato pagato. Perché? Perché è fallita la società. Ma no, che sfiga! E tu sai a quale. Ma porca miseria, vedi? Allora, se voi comprate questo The Story of Film, mandate 4 spicci a Mario che reintegra questa performance non pagata. Il mare della Sicilia, ci dice Marianna, guarda che figo. Beh, il mare della Sicilia, tu ne sai qualcosa, ne sai qualcosa. Sono catanese, grazie. Dove sei? Proprio di Catania, tu? Guarda, sono nato a Catania, ma in realtà dovevo nascere a Pachino, perché mio padre, che era un commissario di polizia, viveva a Pachino, ma mia nonna stava a Catania, quindi mia madre, insomma, è dovuta farsi aiutare. Aspetta che disannuncio. L'amore è sacro e l'amor profano. Fabrizio De André, Bocca di Rosa, in diretta su Radio Cigliano, sono le 21.51, siete all'ascolto di Dopo Cena con Mario Cordova. In questo momento stiamo cazzeggiando tra di noi, questa era un live tra l'altro, una versione live, senti che applauso meraviglioso, veramente eccezionale, grande perdita, Fabrizio De André. Vi ricordo di condividere sulla vostra pagina Facebook questo video, è l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità, attraverso il vostro consenso e la vostra condivisione, quindi condividete sulla vostra pagina, aiutiamoci. Bello, Sì, è bello, perché poi tra l'altro, sai, è facile prendere 1.500 euro e buttarli per fare promozione, che ce vuoi? La fai su Facebook da tutte, avendoli ovviamente. Ma a noi piace che il passaparola sia spontaneo. Vi piace la trasmissione? Lo dite, magari un altro amico gli piace, anche lui condivide. Quindi condividete sulla vostra pagina Facebook 328-7948-796 e il WhatsApp per essere super social con noi. In questo momento ci state mandando i vostri contro selfie, tra un po' il contest e poi selfie di giornata che vi manderemo solo sul WhatsApp e anche il contest solo su WhatsApp, non sulla chat di Facebook, solo su WhatsApp, mi raccomando. Tante persone, c'è anche Leonardo Graziano, ciao Leo. Ciao Leo. Che ricordi hai del grande Mario Maldesi? L'abbiamo un po' parlato detto, all'inizio, un po' detto. Un grande, vero, cioè uno dei, forse dei tre
non cito gli altri due che non vorrei ce ne fosse un quarto che sia. Però diciamo è uno di quelli importanti, uno quelli di che hanno fatto la rivoluzione di questo doppiaggio, cioè... quelli della rivoluzione, parli con la rivoluzione degli anni 70, esatto, in cui che hanno tirato fuori tutta una serie di attori che magari erano messi un po' più indietro, tipo Ferruccio per esempio. Ferruccio, ti ricordi chi era? Se non perché mi cambiava mai. Cioè lui ha interpretato un cambiamento reale, cioè del modo di recitare, hanno cambiato loro e noi siamo dovuti andargli dietro, e a quel punto lui però è stato bravo perché quello che l'aveva capito per primo l'ha capito fatto, subito, perché non è così Taxi semplice. Driver, se non mi ricordo male, un uomo da marciapiede, non mi ricordo quale dei due, un uomo da marciapiede è il primo film di rottura, il primo film di rottura, quello che fu visto, che durante la proiezione non mi ricordo quale direttore lo vide e disse questo è un film di merda, gli fu tolto, credo che fu dato proprio a Maldesi, se non mi ricordo male, credo. E allora a quel punto poi venne un uomo da marciapiede, perché non era comprensibile all'epoca. Negli anni 70 quanta sperimentazione c'è stata, ma non soltanto nel cinema, nella musica, nelle cose, nella vita, nei rapporti interpersonali, uomo donna, rapporto padre figli, la televisione non ne parliamo, ma è tutto stato sconvolto negli anni 70. Beh, è stata una grande rivoluzione. Il cinema con De Niro, tutti Dustin Hoffman, questi grandi, ma anche con grandissimi registi e grandi anche infatti una rivoluzione vera, una vera rivoluzione culturale di cui con i suoi pro e i suoi contro, che in parte stiamo pagando, ma il giudizio secondo me va rimandato un po' più in là. Un po' più in là, è troppo presto ancora. Se noi avessimo parlato della rivoluzione francese 10 anni dopo, dobbiamo essere morti noi, che era finita la rivoluzione francese, è uno schifo. Oggi, no? Con tutti i disastri che si sono stati, morti, ghigliottinati, eccetera, la rivoluzione francese ha segnato un rilancio di tutta l'Europa, fondamentale. E questo sarà così, cioè veramente il 68, negli anni 70 hanno significato un cambio di rapporti fra uomo e donna, fra padri e figli, tra uomo e potere, fra cittadino e potere e tutto il resto, musicalmente, cinematograficamente, tutto, veramente. Un cambio, cioè, un muro di Berlino, un muro che divide. Certo, senti un po', Saso ti chiede, intanto tu come sei messo con la tecnologia? Pessimo, poi mi succede una cosa strana, ognuno di noi credo che abbia delle cose che gli vanno bene sempre su determinate cose. Ecco, per me il computer, cioè io sono quello che va, non so, alla posta e faccio, si rompe una fila, faccio una fila di 20 persone, arrivo io, oddio scusi, questa è la prima volta che mi succede, me lo sono sentito ripetere non va bene. Quindi io spero che qui mi ha detto bene, perché no per ora mi ha detto bene. Tecnologia quindi pessima. Tecnologia pessima. Beh, veramente qualcosa imparato, perché c'è Saso e insieme ci sono anche altre persone che ti chiede se accetti le amicizie della gente, dei tuoi fan su Facebook. No, di solito no, ma anche perché io forse sono un cretino o sono un romantico, cioè l'amicizia è un'amicizia. Tu l'amicizia è una parola, un valore particolare. Ma ti devo conoscere, devi avere delle cose che con che senso c'ha che io ti do amicizia. Allora dovrei fare un come fanno alcuni, una pagina professionale. Una pagina, allora lì accetti tutti, ovviamente, perché dove dai indicazioni, che ne so, informazioni, foto, dici, che ne so, lasci dei pezzi, dove... Ma se no non mi viene, mi sembra un, come dire, no, di forzarmi dentro. Una siamo violazione, amici. Una violazione della tua privacy. Anzi, ogni tanto non sono data a qualcuno che poi non vedo più. Prende e cancella. Lui è uno di quelli che cancella. No, indimenticabile voce narrante di Stand By Me. Ecco, questa è, si ricordano. Questo Stand By Me era, vabbè, io ho fatto praticamente la voce narrante, cioè solo facevo ricordare, ma il film è un film cult, una storia di ragazzini. Di crescita nel passaggio generazionale. E adesso chi era l'attore che non mi ricordo chi era l'attore che io doppiavo fuori, che era la voce fuori campo, ma essendo stato un grande film che è entrato nel cuore di tantissime persone, mi capita spessissimo di essere ricordato per questo film, che è stato un passaggio rapido per te, una voce fuori campo. Sì, che io ho fatto forse allora, in un turno. No, infatti è quello che dico io, quello che dico sempre. Noi magari delle volte siamo chiamati ad andare a fare delle cose che magari lì sul momento sono anche belle, importanti, però poi vanno via in un'oretta e mezza, capito? Mi ha telefonato un... spero che lo sia ascolto. Mi ha telefonato un giornalista siciliano. Mi ha detto, devo fare un'intervista. Dice, allora, senta, lei sta nel film questo The Post, in cui faccio McNamara, senta, ma mi dica, ma come ha affrontato questo personaggio? Ha letto, si è documentato?
Allora, lui è stato lì due ore, credo, per fare quella roba, non ti più, sì, perché non era poi un personaggio grandissimo, un po' importante, ma non grandissimo. E tu che fai? Come rispondi? Rispondi come rispondo io, che dico, ragazzi, il doppiaggio non si fa con le prove a tavolino. Ah, io ho detto, ma certo, siamo... io non me la sono sentita. No, bugiardo! No, ho detto, sì, sono stato bugiardo. Ho detto, no, beh, ho studiato, abbiamo fatto, abbiamo un sacco di cose, riunioni, cioè... Perché se sembrava che se ti dicesse di no, lui ci rimaneva male. Senti, quando Favino ha fatto Daniel Day-Lewis nel film, non mi ricordo qual era il film, Lincoln. Hanno fatto nel Lincoln, hanno fatto delle prove a tavolino. Mi è arrivata a voce che hanno fatto delle prove a tavolino. È assurdo, cioè, secondo me è assurdo. Io capisco che lui doveva entrare nel mood del doppiaggio, del film, quello che vuoi, ma il doppiaggio non è prove a tavolino. Io non sto scavando, ha già fatto lui, io devo andare appresso a lui e basta. Infatti la differenza è, diciamo, dicono spesso, no, che il doppiaggio sia molto più difficile del recitare. Io dico sempre che sono due cose totalmente diverse, o meglio, sono due cose che hanno delle difficoltà tantissime per il doppiaggio, ma anche tantissimo per il non doppiaggio, cioè per gli attori normali. Certo. Tutto quello che è la parte creativa dell'attore, che parte da un testo che dice, a proposito delle parole, se hanno valore o non valore, ti amo, non ti amo da morire, non posso pensare di te, che fa tutta un'analisi del testo, dice, ma la ama veramente, vediamo, andiamo più avanti. Ah sì, la ama, qui certo. Sfida duello quello, quindi lo ama sicuramente. Ah, però la sfida duello perché ha pure l'interesse? No, c'è tutta questa analisi del personaggio, e una volta stabilito le sue emotività, quello che ha detto, costruisce un modo di muoversi, dovrebbe in teoria, un modo di muoversi, un modo di guardare, un modo di emettere, un modo di mettere la bocca, un modo di mettere gli occhi, cioè tutta questa parte, che è la parte più bella dell'attore, è la costruzione di un personaggio, partendo dalle battute e da un'analisi logica proprio del testo. Questo qua il doppiatore non lo fa, se l'è già trovato bello e pronto. In compenso noi abbiamo tutta una serie di altre difficoltà, quindi sì. Onore a entrambi i lavori, perché è bello e pronto per lui, è bello e pronto per lui, ma siccome io non lo studio il testo, perché non è che per ogni film vai a fare la proiezione e lo vedi, no, ma non solo, arrivi al volo, non solo, ma abbiamo il problema che siamo dentro una sala al buio, non abbiamo nessuno che ci risponde ormai, certo, perché facciamo tutto in colonna separata, non abbiamo i vestiti, non abbiamo lo spazio reale, siamo al buio in una stanza totalmente silenziosa, mentre magari lì sei in mezzo al traffico di New York, e quindi tu devi immaginare di essere lì, in quello spazio, in quel luogo, in quel corpo, in quella faccia, in quella bocca, in quegli occhi. E già questo mi pare una cosa enorme. Sì, sì. Se poi devi anche guardare gli occhi, ma anche il movimento della bocca, perché noi non è che non lo guardiamo, ecco. No, vabbè, almeno l'attacco lo guardiamo, sì, certo. Beh, non solo, ma sì, sì, là, lo guardiamo. Quante volte abbiamo detto, momento, ma faccia, sì, devo fare questa appoggiatura, devo andare a prendere questa cosa. Lui lì alza la sopracciglia, quindi lì quel sopracciglio ha un significato, fa cambiare l'intonazione, perché vuol dire cioè tutto questo lavoro fatto stando in una stanza un po' così come siamo adesso, come adesso, sì, è folle, però anche loro la costruzione è pazzesca. Infatti per questo non lo possono capire, chi fa soltanto l'attore, diciamo, non lo vede tutto il film, no. È lì, diciamo. Poi c'è il direttore che mi spiega, sì, quante volte tu mi hai detto, mi sono avventurato per una strada e tu mi hai detto, no guarda, stai sbagliando proprio strada, perché poi succede fra questo. 10 minuti, fra un quarto d'ora di film, succede quest'altra cosa. Quindi dobbiamo questa è una scena preparatoria a quello che succede. Certo. Quindi questo è il compito del direttore. Senti un po', ti diverti a fare il direttore? Tantissimo. Tantissimo, perché... È l'evoluzione naturale di fare l'attore, secondo me, secondo te, o sono due cose completamente diverse? No, sono due cose completamente diverse. Che possono essere anche scisse tra di loro. Sì, sì, ci sono degli attori che sono straordinari e sono dei pessimi direttori. Faccio nomi, no, ma neanche nomi del passato. Oggi vuole fare nomi, ma verrebbero se fossimo questi fossero chiusi. Così come ci sono degli attori straordinari che sono dei pessimi insegnanti, certo. Per esempio, non è detto con un buon insegnante uno un bravissimo attore, no, magari uno che invece non è bravissimo, per carità. Fa cagare come attore ed è un bravissimo insegnante, assolutamente sì. E il direttore è un altro mondo, sono proprio due modi di accostarsi al lavoro che sono completamente diversi. E come ti sei avvicinato al mondo della direzione? Cioè, chi una cosa per chi sta dentro la sala e vede dall'acquario, vede fuori, un po' è abbastanza naturale. Però insomma, come ti ci sei avvicinato rispetto a quello che avevi visto degli altri direttori, o comunque per la tua sensibilità, come ti ci sei avvicinato? Ma con l'incoscienza, come uno fa una cosa che non sa fare, cioè... A un certo punto tu capisci che hai voglia di non essere sempre quello sotto giudizio, perché noi questo è il nostro mestiere, è micidiale per questo, noi siamo
perennemente sotto giudizio dal primo all'ultimo istante, perché qualunque lavoro, come dire, a qualcuno a cui deve rendere conto del lavoro che sta facendo, ma non mentre lo fa, non, quasi mai. Cioè, un chirurgo non è mentre tu stai a fare una cosa e dici: ah, ma come la tieni, ma come stai tenendo sta, ma come hai fatto sta ferita, ricuce, rifà. No, noi anche nelle prove ci cioè, no scusa però qui, no. Cioè, è un lavoro dal punto di vista psicologico, e quindi sogni un po' di essere dall'altra parte, ma di essere quello che giudica. Sì. Hai voglia comunque di farlo, perché pensi, perché è un atto creativo assolutamente anche quello. Come no? Perché scegliere delle voci basandosi su una storia e fare una distribuzione è un atto di fiducia, è un atto di fede. Tu sei, parti da uno e poi ci costruisci intorno a un altro, perché una distribuzione non è solo una voce, ma è un cuore, certo, di un personaggio. Cioè, tu hai una vocalità, ci sono qualche vocalità simile alla tua, c'è, ma scelgo te perché io so che tu hai dentro quelle cose che mi daranno bello, meglio su quel questo, personaggio. È bello questo, è bello il fatto che comunque cuore, la prima scelta è una scelta, certo, di cuore. Certo, prima scegli se maschio e femmina, se c'ha 10 anni o ne ha 140, ma la terza scelta che abbiano a me aderenza è il cuore, cioè quello che sei tu e quello che tu recitando mediamente riesci a dare su quel personaggio. Piuttosto la scelta di cuore è la terza scelta. E quanto devi essere psicologo dietro al vetro? Tantissimo. Tantissimo, sì, devi essere accogliente, ma devi avere leadership, devi riuscire a convincere e soprattutto devi essere preparato, secondo me, vero? Perché ma sai che cos'è, cos'è la cosa bella? Che noi spesso ce lo dimentichiamo, che questo è un mestiere che noi abbiamo scelto, abbiamo voluto, perché se non l'avessimo voluto, ma come ci capitava? Non ci sarebbe, cioè, che faccio nella vita? Adesso forse che se ne parla talmente tanto di doppiaggio, forse può capitare, all'epoca, ma all'epoca no, cioè, che faccio? Vado a fare l'avvocato, il doppiatore o l'astronauta? No, certo, no. Certo. Quindi abbiamo scelto, abbiamo chi più chi meno superato una serie di problematiche, di paure, di angosce, di giudizi, di bocciature, di cose che ci sono costate, non è che non ci sono costate, e lo abbiamo fatto perché ci piaceva, perché volevamo fare questo. Io addirittura ho smesso per 20 anni di fare l'attore teatrale e televisivo per fare questo, scegliendo questo, quindi figurati, ti rapisce, piaceva tantissimo, però, rapisce parecchio. E quindi succede che quando tu in realtà rompi le scatole al doppiatore, lo spingi ad andare oltre quello che gli viene, a cercare, e gliele fa rifare più volte, l'attore, noi tutti alla fine siamo contenti di aver fatto fatica, perché quello che abbiamo ottenuto, quasi sempre, a volte no, ma insomma abbiamo ottenuto, è meglio di quello che avremmo fatto da soli istintivamente. Quindi certo, poi in realtà questo rompere le scatole a tutti, poi arrivano gli attori. Ma non è rompere le scatole, io non la vedo così, grazie. Io non la vedo come rompere le scatole, io la vedo come una persona che a volte sì, però la vedo come una persona che ha studiato, che quindi sa perfettamente come il film. Molto spesso, soprattutto in film di alcuni di livello, il direttore fa anche il dialoghista, può succedere, quindi certo, se l'è studiato anche lessicalmente, se l'è studiato completamente, lo sa, lo conosce inquadratura per inquadratura il film. Quindi io che vado a lavorare mi affido, mi metto completamente nelle mani. Sì, però non accade sempre così, no. E l'attore ha una visione che è solamente singola di se stesso, di quello che sente dall'originale. Il direttore ha una visione dell'insieme, è costretto a rapporti, sa come, cioè non tiene conto solamente di un aspetto, ma di tanti altri. Cioè, questo è difficile per me, per esempio, quando faccio il direttore e vado a regia, già non riesco a sentirmi. Quando mi capita di fare, che devo fare una cosa, che magari ho fatto la stupidaggine di mettermi su una cosetta piccola, perché dico vabbè, è più semplice, lo prendo e lo faccio, è un incubo. Chi è dietro? Chi c'è dietro in quel momento? Nessuno, sì, quindi Dio, diventa complicato, però bello, una bella sfida anche il direttore, molto bella, veramente bella. Beh, però per finire, quando c'è un film dove io ho fatto l'adattamento e ho fatto la direzione, hai un senso di appartenenza a quel film che nessun doppiaggio, nessun attore, certo, nessun protagonista che hai fatto, neanche il più fantastico, il più hai, quella è un'opera tua, cioè le parole che vengono dette, il modo in cui vengono dette hanno passato il tuo vaglio, cioè sono opera tua in qualche modo, insieme ovviamente alle persone, ma è tutta, sono figli, diventano figli. Le sfumature, perché poi
A proposito di sfumature, sono venuto qua perché... La fumatura, facciamo anche la fumatura, certo. Ma le sfumature sono quello che rende il doppiaggio... Per me la fumo anche qua, mi dispiace. Che rende il doppiaggio, che dà la magia del doppiaggio, la sfumatura. Quello che noi non potremmo mai capire da un dialogo originale. Le sfumature di uno che parla, vabbè, inglese, poi lo conoscono tutti, ma già parliamo di francese, tedesco, ma che sfumature capisci? Tedesco, capito? Il tedesco per noi è tremendo. In realtà spero non offendere i tedeschi. No, no, ma... quello no, però insomma, io ho sempre detto che dire ti amo in tedesco ma è complicato. Pensa al giapponese. Sì. O finnico. Adesso sto facendo una serie in danese. Ed è una lingua pazzesca, tremenda, cioè il nostro orecchio è pazzesca. Sicuramente ribaltiamo, loro ci diranno la stessa cosa, certo, di noi, ovviamente, certo, chiaramente, perché però sono le sfumature, ed è capito. Sì, sì, le sfumature, sì, le sfumature, anche perché qui in fondo io dico sempre, parliamo di che? Di aria fritta. Sì. Cioè la differenza tra una battuta detta bene e una battuta detta male, quantificamela. Mica è facile. Cioè, no, proprio dice, sì, cioè... Sì. Quante volte, Mario, adesso questo è per aver lavorato, abbiamo lavorato veramente tanto insieme a Mario, Mario sta là che lo vedi, fai la battuta e c'è silenzio. Silenzio totale. E io già lo capisco. No, 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 non stai dormendo. E lo capisco già Mario dove, che sta facendo. Mario si sta ripercorrendo tutto l'anello che abbiamo fatto nel cervello e poi a un certo punto fa, la risento. Perché vuol dire che c'è qualcosa qualche che cosa è, piccola, sì, che magari riusciamo anche a fare solo quel picappino per risolvere, perché tutto il resto va bene. Però lui che è un perfezionista, ed è giusto che sia così, perché stiamo lavorando su un'opera che sulla carta è perfetta, perché è stata fatta, montata, scelta, decisa, tutto quanto, quindi è perfetta, e noi dobbiamo andare a ricreare quella perfezione che c'è. No, è bello, è una bella sfida. No, è fantastico, è una cosa di grande emozione. Meglio stare all'eggio o meglio stare dietro all'acquario? Questo è brutto da dire a un direttore attore, sì. Questo è brutto da dire a un direttore attore. Guarda, se dovessi, fossi costretto a scegliere, credo che sceglierei comunque la oggi almeno la direzione. Proprio per questo senso di appartenenza che hai nell'opera che stai facendo, che uni, veramente diventano figli. Sì. Cioè, se non volessimo quantificare cosa fa, quanto vale il doppiaggio in un film, e in questo senso le parole, quindi anche il dialogo, certo, tuo e le battute, nella minore delle ipotesi diciamo il 33%, ci mettiamo quindi gli attori, la storia e il doppiaggio, perché poi tutte queste due cose finiscono anche lì, no? Il 50, il 30% di tutto quello che passa di informazioni ed emotività passa attraverso la voce. Poi c'è la colonna, la musica che aiuta, per carità, ma è una fetta grossa, importante. Senti, fanno una domanda che ci riguarda entrambi, poi lanciamo il pezzo perché stiamo chiacchierando. 22:11 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Mario Cordova. E Sasha chiede: Mario, come direttore hai diretto Snowpiercer, dove Alessio doppiò Chris Evans. È vero che era una sorta di scommessa, perché che ero una io sono stato una sorta di scommessa per, no, quel ruolo. Non sei una scommessa, perché tu sei un validissimo doppiatore, non lo dico per piaggeria né perché sei qui davanti a me e lo sai benissimo. È stata una scommessa nel senso che mi sono permesso di fare una cosa che ogni tanto un direttore è purtroppo costretto a fare, di cambiare un, diciamo, vocalità, perché pensavo che in questo tipo di film fosse più giusta una vocalità come la tua. Allora, da questo punto di vista è stata una scommessa, perché quell'attore in passato era stato doppiato non mai da un'unica persona, ma da una persona che a cui tra l'altro voglio bene, però purtroppo in questo mestiere a volte capita, quando non c'è proprio una, certo, certo, perfetta corrispondenza fra attore e sua voce, di dover fare delle scelte. Ci sono attori che hanno fatto in 6-7 persone, non è che puoi fare un pezzo a uno, un pezzo all'altro, devi scegliere, certo, e gli altri 6 ci rimangono male. E in questo senso è una scommessa, ma non una scommessa per quello che il risultato poi è stato. Tanto l'hanno ridato da poco in Sky, sì, l'ho visto, un pezzetto, sì, era veramente un film fichissimo. No, è figo. Non ha visto nessuno. Stranissimo, strano da morire. Coreano, se non ricordo male. Sì, sudcoreano, sì, sudcoreano. Sì, esatto. Sì. Bello, tra l'altro ma spaccato le reni a doppiare quel film, quindi me lo ricordo perfettamente. E quando dico spaccato le reni non vuol dire che poi lo volevo uccidere, vuol dire che ogni volta che mi spacca le reni e che poi faccio la cosa, mi ricordo una battuta che io l'ho fatta, lui mi ha detto la riascoltiamo insieme, e mi ha detto bravo Alessio, è bellissima,
è tutt'altro. Adesso noi ci mettiamo qui, ce lo risentiamo in originale e vagli dietro, perché e infatti abbiamo fatto un'altra cosa che era più efficace, veramente più efficace. 22:12 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Mario Cordova. E terzo pezzo, quale vogliamo mandare? Ancora il terzo siamo, accidenti. Infatti dobbiamo dare un po' una strettina, ma insomma manco tanto, giochiamo un po', direi il 5. Il numero 5, vabbè, questa è strepitosa. Lo sai che io non la conoscevo? Ma dai, non la conoscevo questa. Lui non era un cantante, lui era uno showman, come definirlo? Un genio. Diceva delle cose 10 anni prima che gli altri. È vero? Veniva poi, massacrato per le cose che diceva. Massacrato anche. Perché quello che diceva 10 anni dopo erano tutti là. Sì. Per me è stato fondamentale nella crescita. E questo pezzo perché? Perché è molto buffo ed è un'opera d'arte da un punto di vista anche recitativo e interpretativo. È vero, sì. Divertiamoci. Tra l'altro, divertiamoci, questo come tante delle sue, dei suoi dischi sono tratti da live, da spettacoli che faceva. Grandissimo, come fare a dimenticarcelo. Perché poi c'era anche la musica dietro, non era soltanto la parola. Senti che meraviglia questa intro. Lui è Giorgio Gaber e questo è L'Odore, terzo pezzo portato da Mario Cordova in diretta su Radio Cigliano. Sdraiati sulla... vabbè, questo è bello, me lo sono ascoltato tutto. Sai quando io poi li devo preparare i dischi, no? Per mandarli in onda, e a volte marco l'intro, marco l'outro e basta. Però questo me lo sono sentito tutto quanto, volevo vedere dove andava a parare, non conoscendo. Questo è, secondo me, una delle più... Te ne ha fatte tante bellissime, che forse è una delle più belle, non lo so, ma qua la misura che ha tra il divertimento, il ridere e la profondità di quello che dice, no? Sì. Mi sono fatto tutto da solo, mi sono fatto tutto da me. E poi alla fine. E quindi tutta questa preparazione, poi la musica, perché lui musicalmente non è mai stato forse geniale. No, però. Ma qui c'è un'unione perfetta tra musica e voce, tra musica e interpretazione. E poi è questo, ridi come un pazzo e poi bam, ti dà una mazzolata. Ti dà una bella mazzolata. Per me è stato importante perché la prima volta che sono uscito di casa nella mia vita, il sabato sera, per la prima volta, avevo 13 anni, e andai a vedere il primo spettacolo di Giorgio Gaber, che faceva per la prima volta nella sua vita uno spettacolo tutto da solo, ed era andata così. Lui, vado sempre avanti, sì. Lui era stato chiamato da Mina, che faceva... Avvicinati anche un po', sì, perché così scopriamo meglio il brano. Sì. Lui era stato invitato da Mina ad aprire il suo spettacolo. Evidentemente Mina non aveva non so fare un tot minutaggio per chiudere la serata. E quindi Giorgio Gaber entrava, faceva credo 20 minuti, mezz'ora, e poi faceva Mina, un'ora e mezza di cose. E fu talmente un successo della prima mezz'ora che lui dall'anno dopo, insieme a quei Polini, aveva scritto queste cose e decise di cominciare con il signor G, che insomma lì notissimo primo suo spettacolo, che fu un cambio enorme con quello che faceva prima, che erano sempre delle cose molto buffe, divertenti, intelligenti, ma qui c'era un impegno diverso. Era il valore vero, della crisi, stiamo parlando del Duc, ti ho detto 13 anni. E questo era, questo pezzo qui è del 74, quindi antecedente, stiamo parlando di fine anni 60, inizio anni 70. Esatto, sì. Io sì, avevo 13 anni, quindi era 68. Sì. Senti, intanto guarda, mettiamo dei nostri altri amici e facciamoli vedere. Sì. Se n'è andato anche il fuoco della telecamera, ma lo riprendiamo in questa maniera. Questo è Ricky che ci fa vedere che ci sta guardando, come dico io, il controselfie BR, perché come i giornali della BR che mettevano sotto, vedi? Lui ce lo fa vedere, li vediamo scherzosamente. Con la data. Mentre invece Ignazio, guarda che cosa fa: un bel collage con te al centro. E abbiamo Timothy Dalton, Raslon, Dr. Who, poi Richard Gere, Parker Wilson, Aciko, Don Johnson di Machete, e Michael Arney di Orange is the New Black. Questo non me lo ricordo, ma... È quella che facciamo con Isabella Pasanisi. Ah, ecco. Tutte donne. Noi abbiamo dei ruolini piccoli perché è una serie tutta al femminile. Vabbè, grazie ma mille. Ma quel nonno lì in mezzo chi è? No, vabbè, ma quale nonno? Anche perché ognuno ha la sua età ed è giusto che ce l'abbia. Io sono
Mario se ne porta sempre benissimo. Giacco e Federica ci salutano, eccoli qua, li mettiamo in un subito, ci stanno guardando. Un grande amore. E poi ci stanno guardando nella location che a me piace di più, sul divano di casa. Fantastico. Che è una figata, veramente. Siete belli, davvero. Grazie, grazie mille. Belli sguardi entrambi. Sempre 3287948796 è il numero, vediamo se riesco. Da Cuneo, Francesco che c'erò, ci manda solo una nostra, un nostro screenshot. E questo quanto c'ho? C'ho 6 secondi? No, questo lo mando dopo. E allora ritorniamo in diretta. Mi son fatto tutto di merda. E qui dice così. È grandissimo. Giorgio Gaber, l'odore, questo odore che c'aveva dietro, che cos'era? Che alla fine si è smerdato. No, è l'odore di chi dei compromessi, è l'odore di chi appunto si è fatto tutto da sé, ma in realtà a che prezzo? A che prezzo, vero? E questo, quindi non ti accorgi, entri dentro un, ma questo riguarda tutti, in un vortice. Farsi da sé senza avere i santi in paradiso, senza avere... È possibile. Si può fare, vero? Beh, credo che anche tu ne sia un esempio. Però chiedo a te, io non me lo chiederò, te lo chiedo a te. Guarda, oggi è venuto il figlio di un mio amico a seguire un pezzetto di turno. Miracolato di Dio, visto che oggi non si riesce a entrare da nessuna parte. Perché sto facendo la direzione di un film meraviglioso, un altro bellissimo, che non è mai uscito al cinema, che uscirà, è un HBO, credo, su Sky. Che si chiama Hemingway lo e Kilhorn. Lo puoi dire, Okay. Non posso dire nulla. La storia di Hemingway, della sua seconda moglie, che è stata una grande corrispondente di guerra, con Nicole Kidman, Clive Owen, insomma, e un sacco di altri attori fantastici. Un film bellissimo perché, siccome lei è appunto una corrispondente di guerra, praticamente entriamo in tutte le guerre dal 37 a partire dalla guerra civile spagnola. E poi la seconda guerra mondiale, poi Chiang Kai-shek, e poi il Vietnam, eccetera. E loro cosa fanno? Hanno preso pacchettate di cose, di filmati veri dell'epoca. Di repertorio. E si sono messi dentro, hanno fatto delle cose con il computer e non solo, hanno ingiallito e rovinato le loro immagini. E per cui tu sembra di essere lì. Dentro la storia con S maiuscola. Nicole Kidman è pazzesca, meravigliosa, tutti bravissimi, e quindi, però essendo un prodotto televisivo, ci hanno concesso, insomma, ci concedono. Si può fare, si può fare. Portare. Vedo questo ragazzino, mi ha detto, allora, che insomma ha fatto un po' di teatro, che vorrebbe, mi ha detto, però io non lo so, se vuoi, perché mi hanno detto che è così difficile, che praticamente è impossibile. Non è impossibile niente, a parte credo che non sia impossibile nulla a nessuno, la storia del mondo lo siamo anche esseri umani, no? Sì, cioè... ma chiunque è diventato dal niente, cioè, ma... e ancora adesso quando vi dicono ma è difficile, ma c'è un ambiente chiuso, ma lì se non sei figlio di qualcuno, lì, cioè non è vero niente, che palle, non è che sì. Palle, non è così, perché se tu vali non c'è Cristo che ti possa fermare, se tu vali, se sei destinato. Io che ho fatto un po' di lezioni, poche devo dire, di doppiaggio, mi è capitato di, nelle varie scuole che ho fatto, di trovare due volte, mi è successo, un maschio e una femmina, di un attore, facciamo gli attori, ma tu sai, a proposito di queste dirette, spesso quello che accade... che non avendo fatto mai niente erano straordinari, cioè subito, immediatamente, che è strano, non succede così, strano, di solito stranissimo, sì. Perché una... però ce l'hai dentro, cioè c'è chi ha dentro qualche cosa veramente che sì. Poi devi imparare a canalizzarti, certo. Sul microfono, sulla faccia di lui, negli occhi, eccetera eccetera, poi impari, certo, impari ma nulla è precluso a nessuno, non è vero niente, sì, vero. Certo, un po' di raccomandazioni ci sono, se sei figlio d'arte, sei più agevolato. Il doppiaggio è difficilissimo, perché poi quello che noi dobbiamo fare, a parte i talent ovviamente, ma quello che noi dobbiamo fare risponde a dei canoni che sono abbastanza rigidi, e non puoi avere una voce che esce dal coro perché distruggi il doppiaggio, è vero, no? Beh sì, i casi in cui mettono per esempio non doppiatori in mezzo a doppiatori, o viceversa, mettono un doppiatore in mezzo alle prese dirette. Alle prese dirette. Ti ricordi quella cosa che abbiamo fatto io e te, che era un casino perché una cosa italiana, io ho dovuto doppiare un personaggio che tra l'altro era anche slavo, abbiamo dovuto trovare un accento, cosa, la scelta di Laura, se non mi ricordo male, si chiamava. Sì, ti ricordi? Vero, che era vero. Un casino, perché poi lui mi diceva, Ale, ma non ti amalga, mi ho detto, ho capito. Sto a parlare con Pasotti. Capito? Che devo fare? Poi, E meno male, sì, è venuto bene. Questo sì. Lo slavo ci ha aiutati, perché sì. Il fatto di dover fare una dovevo buttare un pochino con una cosa strana. Abbiamo trovato una piccola porcatura. E questo ci ha aiutati, perché ovviamente, insomma, loro
nelle prese dirette, voglio dire, rappresentano la realtà italiana. Per cui se tu anche sai parlare solo, come ci sono alcuni attori che parlano per esempio con un romano, no? Con una forte cadenza, diciamo. E che ce l'hanno e che lavorano e fanno delle cose, sono bravissimi. Però è chiaro che il doppiatore non lo puoi fare, certo. Cioè non puoi doppiare una cadenza un signore che si chiama Tom Jones o un altro nome di questo genere che sta negli Stati Uniti. Perché poi noi abbiamo questo problema anche, il problema del fatto che loro magari in originale, l'inglese, ma quanti dialetti ha, quante inflessioni ha l'inglese? C'è l'inglese del Sud America, del Nord America, l'australiano, lo scozzese, il gallese, il capito? Che tutti hanno accenti diversi e loro al volo, è come se arriva un siciliano che ha un accento siciliano stretto, tu lo localizzi immediatamente che l'origine questo è quella. Ce lo perdiamo. E questo non lo dobbiamo perdere. E come la andiamo a, secondo te, qual è la maniera migliore per andare a rendere questa anomalia che hanno loro e renderla in italiano? Credo che sia abbastanza impossibile fare una cosa di questo genere. Se questo modo di parlare è accompagnato da un modo anche di muoversi, che ti posso dire, sei un texano, quindi se c'è una cosa strascicata, allora. Ma sono piccole cose, piccole, certo, cose. Lì per loro evidentemente è importante che sia del sud, certo. Ma noi questa come la diamo? Come possiamo la dare un non possiamo farlo parlare in siciliano, no. Se è del sud dell'America, no, non è la stessa cosa, no? O se è di New York lo fai parlare bergamasco, non si può fare. L'abbiamo fatto, a volte è successo di aver fatto delle cose, ma i Monty Python, a un certo punto partiva in siciliano, la margine, perché era una cosa comica, paradossale, e allora... Tutto era però possibile. Nelle cose non si può fare, no, quindi o di lessico, allora mettendo delle parole strane che creano lo scarto nella norma. Che prima sì. Non abbiamo calcolato, ecco, questa, ci sono delle cose che si perdono, ma io vorrei capire, ma anche nella scrittura, anche nella traduzione dei libri, tutto questo si perde, perché non è che c'è un modo, non è che nei libri, perché quello è texano e quindi sta dicendo quella frase in maniera texana, in dialetto texano piuttosto che del nord, certo. Lui traduce in siciliano nel libro. Tutto ciò che è traduzione, ripeto, è in teoria un male. Sì, ovviamente un male necessario. Poi Shakespeare lo devi recitare in italiano, perché non lo puoi fare in inglese, non c'è nessuno a teatro, no? Senti un po', l'amore per il teatro, perché tu ti sei avvicinato prima del doppiaggio al teatro, hai cominciato come il teatro. Da dove è uscita fuori questa cosa? Come a un certo punto Mario Cordova un giorno ha sentito che dentro di sé aveva qualcosa da dare come attore. Come la solita domanda che fanno tutti i ragazzi, che vuoi fare da grande? Dicevo, io sono sincero, figlio mio, che vuoi fare da quando sei grande? E voglio fare l'attore, dicevo. E minchia, ma che cazzo dici? Perché che poi minchia dici? Raccontavo le barzellette, facevo ridere tutti e quindi sono poi anche, come dire, le influenze mie, ma tu dovevi fare l'attore, ma cosa sei, mi fai sospetto per ridere tutte, cioè quindi tu un po' cresci con sta cosa che devi fare l'attore. Certo. E quindi ero a Genova e parlavo così, cioè parlavo in questo modo, dicevo il sole. E c'avevo le vocali sbagliate. 15 anni e a un certo punto mi chiama. Eri a Genova già? Sì, sì. Ti eri già trasferito per altri motivi, non per lavorare. Sempre con la famiglia. Con la famiglia, sì. Famiglia, ho vissuto un po' dappertutto, in tre posti in Sicilia, Livorno, Genova, Milano, Trieste, che poi ho continuato da solo senza famiglia, e poi Roma, in tanti posti. E mi ha chiamato la sorella, un'amica di mio fratello, dicendo, ma lo sai che ho letto sul giornale che c'è il Teatro Stabile di Genova, sta aprendo una scuola, perché non vai, ma tu devi andare, detto, vabbè, vado. E sono andato e c'erano 40 ragazzi che erano già stati presi, praticamente sono arrivato con 40 giorni di ritardo, ma ti io sono venuto perché ho saputo che c'è la scuola, mi ha detto, allora, te, vabbè, che cosa ha portato? Niente, ma come niente, scusi, cosa è venuto a fare? Io pensavo fosse una scuola, non credevo che ci fosse... Che studiasse che per... Studiasse, che dovevo fare qualche cosa. Ma vabbè, ma dico, almeno per sentirla. Che avevo in mano, allora, il muro di Sartre. Che allora così, esistenziale... così? No! Aveva una cosuccia allora, in mano! No, allora esistenzialismo... Sì, sì, era necessario, Sartre, è necessario. Ce l'avevi proprio sì, così. Sì, ce l'avevi. Anche se ce l'avevi lo portavi a fare bella figura con le ragazze. E allora dico, mi fa, vabbè, apro il libro e leggo a caso. Vado sul palcoscenico, questi 40 ragazzi che ritacchiavano di sotto, apro questo libro e comincio a leggere. E a un certo punto leggo e spingerò il muro con tutte le mie forze, ma il muro resterà fermo come negli incubi. Questa qua stava in fondo alla platea e gridava perché voleva far abituare gli attori, diciamo, a portare la voce. Quindi io non vedevo niente, sentivo solo la voce di questa terribile insegnante e mi diceva stop, ripeta questa frase come se stesse spingendo il muro. Come, scusi? È sordo?
No, ripeta questa frase come se stesse spingendo il muro. Va bene. E spingere più di più, e spingere il muro di più, e spingere il muro con tutte le mie forze. Che schifo! Ma come? Scusi, vabbè, guardi. Faccia così, adesso lei immagini di essere in una spiaggia con la sabbia che scotta e lei piedi nudi attraversa la spiaggia. Così. Sì, così. Ma... Allora mi muovo, comincio. Che cosa fa? Io faccio quello che mi ha detto lei. Ma no, in teatro si entra, vado in quinta ed entri, sono le entrate e le uscite in teatro. Forza, vado in quinta. Capire pure cosa è la quinta era anche complicato. Quinta, dietro, lì a destra, vado dietro, e faccio una cosa mostruosa. Immagina uno che si mette con questi ragazzini che ridevano ovviamente alla grande, e per cui faccio queste cose cercando di salto. Cos'è quella roba? Si tolga le scarpe, forse le viene meglio. Ovviamente uno pensa, Dio, cioè, calzini bucati, non bucati, questi che ridevano. Insomma, rifaccio questa cosa. Che schifo, dico, vabbè, basta. Vado verso la quinta, dove ho lasciato il mio Sartre. Dove va? E me ne vado a casa. Lasci il nome e resti qui. E alla fine dell'anno ho fatto il protagonista del saggio della scuola. Che figata! Sì. Quindi massacrato, però poi c'è qualche cosa in trasparenza, si è vista immediatamente. Sì, giusto lei. Non so. Vabbè, no, però ti dico per togliermi questa diretta, che come è stata? Non riusciva a dire il sole, diceva il sole. Adesso non riusciresti più a dire il sole. No, questo non si scorda mai. No, il dialetto non si, la cadenza non si mai, scorda mai. Senti un po', e quindi sei arrivato, sei stabile di Genova, quindi insomma mica cazzi, mica il teatrino off, la cantinetta off. Stabile di Genova e poi? E poi ho fatto siccome avevo 15 anni, ho fatto 3 anni di questa scuola, che è stata una scuola selezionatissima, praticamente ogni anno c'erano 40, al terzo anno eravamo rimasti in 7. Quindi è stata molto selezionata, c'erano state anche attori famosi, non ne facendo me, che erano stati segati subito, anche sbagliando, perché poi invece però nelle scuole succede anche questo. E appena finita la scuola ho fatto il mio primo anno di tournée, pagato da professionista, ho fatto Le farsi di Dario Fo con Tullio Solenghi, che figata, è un'altra cosa bella. Ma il mio primo giorno di tournée mi sono innamorato di una triestina. A Trieste eri? 19 anni e mezzo, sì. 19, no, aspetta, 19 anni, a Trieste, e ho finito e mi sono trasferito a Trieste per amore. E sono stato, e siccome lei aveva una figlia, ho detto: ma basta col teatro, non posso fare il teatro, io devo fare da padre a questa ragazzina, quindi non esiste, smetto con il teatro. E ho smesso e ho cominciato a vendere biscotti della Motta. Ma questa non la sapevo mai. Ed ero un uomo della GBC, della Grissini Biscotti e Crackers. Veramente per amore, sei uno che osa parecchio. Ho venduto pentole che cucinavano senza acqua, senza grasso, e facendo cenette antisignane a momenti, all'epoca, sì, costavano innovative. Costavano una barca di soldi. Non vendevi manco una. Ti dico solo, me la ricordo ancora per quanto costavano tanto. Ti sto parlando del 76, 1976. Il servizio più piccolo, cioè 4 pentolette del cavolo, costavano 141.000 lire. Che era una cifra nel 76, ci compravi quasi una macchina. Era una cifra spaventosa. Cifra astronomica. Cioè, la più grande costava 360. Insomma, io mi ricordo di aver venduto, perché qualcosa ho venduto nonostante tutto, di queste cose con delle famiglie che dicevano: caro, che cosa facciamo? Andiamo in vacanza o ci compriamo le pentole? Se compravano le pentole, perché poi c'era tutta una cosa tremenda, insegnavano a vendere queste cose. Ho dovuto fare all'americana, era di 2 mesi certo, per vendere le pentole. No, una specie di, adesso si fa, ma insomma all'epoca era veramente una cosa innovativa, una cosa era un sistema di cottura, cosiddetto. Era pentola, no? Da solo che vende la pentola. Esattamente. Vabbè. 22:31 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Mario Cordova. 3287948796 è il numero per essere super social con noi, la chat di Facebook è per comunicare con noi. Siamo un po' indietro, ne voglio leggere qualcuna. Lo sceriffo Truman di Twin Peaks, che bella è cosa, vero. Quella ti rimane, quella è una cosa, è un marchio, vero? È un marchio. Allora, 100 vetrine. 100 vetrine arriva dopo 20 anni che non facevo più niente. Era successo che... Ma niente, neanche teatro? Niente. Doppiaggio e basta. No, avevo deciso che basta, che io... In realtà avevo deciso per basta perché c'avevo delle paure. Ero, in realtà avevo
un sacco di problemi da ragazzino. Avevo dei problemi di, cioè io non credevo in me stesso, nonostante che poi mi buttassi, facessi, sono venuto a Roma, ho fatto subito, come ti ho raccontato, del mio primo provino, la stessa cosa, al mio primo provino ho fatto televisione immediatamente, cioè ho fatto uno sceneggiato che è stato importantissimo, che ha fatto 22 milioni e mezzo di ascolti. Qual era? Cioè, qual era? Si chiamava Storia di Anna. Ma come no? Ma come no? Bianco e nero? Ma me lo ricordo perfettamente. Come no? Era il 1980. Me lo ricordo. Era bianco e no, era a colori allora. No, erano i primissimi a colori. I primissimi a colori, ma me lo ricordo perfettamente. Però era questa ragazza drogata, sì, e questo ragazzo che giocava a rugby, che faceva di tutto per aiutarla, e poi finiva malissimo con lei che moriva. E quindi ebbe un successo spaventoso, io non ci ho più uscito di casa, una roba così. Ma io in realtà, nonostante questi successi, nonostante avevo fatto Piccolo Mondo Antico, facendo il papà di Ombretta Sdegnosa del Mississippi, cioè sempre delle cose grosse, io mi sentivo una merda. E dicevo, ma io sono un bluff, prima o poi lo capiranno che sono un bluff. Però mi continuavano a fare cose, quindi mi sembrava brutto dire, lo accettavo, ma poi stavo malissimo. E c'è stato un momento in cui la sofferenza, la paura era così forte che ho cominciato, che se c'erano le scene un pochino più toste, dovevo bere un pochetto, mi compravo una bottiglietta di whisky, bevevo magari un goccetto che mi dava quello shock un po' anafilattico, che mi sembrava. Sì. Finché a un certo punto questa cosa tu cominci, è così che te frega questa cosa. Allora dopo un po' dico, oddio, mi serviva poi per le scene meno importanti. Insomma, a un certo punto mi sono reso conto e ho detto, no, ma a me che cazzo me ne frega, avevo cominciato a fare doppiaggio, stavo facendo benissimo doppiaggio, no, fine, chiudo, basta, non voglio fare più niente. E ho rinunciato per anni a delle cose, se non voglio fare quello che... Però mi avevano offerto di fare Barnum prima di Massimo Regneri, mi hanno offerto di fare Piedi nel Parco con la Quattrini, che poi fece Stefano Santospago, che ebbe un successo pazzesco, fu preso da me. Quindi tutto, televisione, teatro, cinema, tutto. Ho rinunciato, ho detto no, tutto. No, non solo doppiaggio, non faccio più niente. 20 anni di doppiaggio. L'unica che mi poteva riportare a fare questo mestiere era Rossella Ezzi. Non lo sapevo, lo sapevo. La quale a un certo punto mi dice che devi fare una cosa, ed è un personaggio di puntata nel Prova c'è ancora prof. Dico, ma guarda Rossella, non se ne parla neanche. Io sono come, no, tu lo devi fare. Insomma, mi rompe talmente, ho anche paura di rovinarmi un rapporto con lei, che siamo amici da tanti anni, con tutta la famiglia, ho detto, famo sta cosa, faccio questa cosa che era un personaggio di puntata, ma niente di particolare. Poche pose, poca roba. Quando dice che il lavoro ti chiama, va in onda una domenica d'ottobre, mi pare, io non mi ricordo quale anno, 2005-2006, una cosa così. E la domenica, il martedì mattina, pronto, buongiorno qui a Mediaset. Il prof c'è ancora prof, andava sulla Rai. Sì, dico buongiorno. Senta, l'abbiamo vista domenica sulla cosa della Izza del Prof. Cara Prof. Sì, senta, siccome ci interessa, potrai mandarci delle foto? Foto, io guardi, io. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Vecchie, no? Ma scusi, ma lei non fa l'attore? Cioè. Voglio spiegare. Sì, cioè, ma allora un provino? Ma di che cosa, scusi? Guardi, nel 100 vetrine, l'abbiamo vista, sarebbe giusto per questa cosa. E allora avevo comunque rotto un incantesimo. In questi 20 anni avevo anche un po' lavorato su di me, ho fatto psicanalisi, insomma avevo lavorato bene, ho detto ma sì, vai, facciamo. Riproviamoci. Sono andato a fare questo provino che è stato fantastico con la... E stranamente c'era l'attrice con cui avrei dovuto fare le cose più importanti, che era, poi diventava la mia amata, una giovane, bellissima ragazza. E mentre facevamo questa cosa, a un certo punto lei, proprio ho detto la battuta, non so che l'ho fatto, l'ho strattonata, non so, una cosa così, e lei è uscita da parte e ha detto, ah, finalmente, uno col sangue nelle vene. E quindi, insomma, lei era così contenta, mi hanno preso subito, sta 3 mesi, sta 1 anno e mezzo. Ed è stato si girava a Roma quella, si girava a Milano? Si girava a Torino. A Torino, a Torino. Nelle langhe torinesi. Ed era voglia a chitarra la sera per passare il tempo, perché altrimenti non c'era più. No, poi si lavorava come pazzi, perché tu ovviamente, io facevo anche doppiaggio, non è che smettevo, quindi andavo proprio a decorsa la notte, partivo, arrivavo lì, tutto il giorno giravo per 2 giorni e poi tornavo a Roma. Ma la cosa divertente era la sera, perché tu dopo che hai girato facevi 9-10 scene al giorno, poi... Pararti la memoria, tra la l'altro memoria. Poi non era una battutina, ciao, no, come stai, bene, e tu dialogo, non è che succede altro, infinito. Ma quindi poi quando studiavi, a sera alle 8 eri distrutto, quindi sveglia alle 4 del mattino, pieno inverno, sigaretta perché ora fuma, non puoi perché tu hai... Allora insomma mi svegliavo alle 4, mi alzavo, mi mettevo, cioè il pigiama, la maglietta, mi vestivo, mettevo tutto, pantaloni eccetera, cappotto, cioè giaccone, sciarpa, così, aprivo la finestra,
perché come se fossi fuori, cioè. Alle 4 della mattina sulle langhe c'è l'umidità, cioè, che si tagliava col coltello, sigaretta, così, cercando di buttare il fumo verso la finestra, a studiare le scene per il giorno dopo. Ma infatti ti ricordi? Bellissimo, è stato molto divertente, devo dire. No, io poi, ho cominciato per un po' di anni. Io, a voi che fate, che avete fatto con la faccia e che vi imparate, riuscite a imparare a memoria le tiratone infinite, veramente vi faccio dei monumenti, perché io non sono capace. Io sono da copione sulle gio. Mi metti un copione sulle gio e io faccio tutto. Mi dai una roba, tre righe. Perché non ce l'ho, non sono abituato. Ma perché studiare ti aiuta, è questo che tu non capisci. Cioè, lo studiare i passaggi mentali, perché dice questa? No, quello sì, però poi devo dire anche. È questo che lo porta a dire questa. E quindi questo lavoro di studio. Però adesso il senso, poi devo dire le parole quelle che sono scritte. Ma tu non sai che cazzo è scritto in quei camioni, delle robe tremende. Ah sì, eh? Non era oro colato, era insomma. Più o meno l'infarinatura, okay. Per tutti, insomma, anche perché le scritture, con tutto rispetto, ovviamente, per chi le scriveva, erano scritte, insomma. Ma anche quelle forse rapidamente, come... certo, sì, abbastanza velocemente. E questo quindi ha dato poi là una serie lì, e da lì ho detto ok, ricomincio. E ricomincio da zero, sono stato bravissimo, cioè accetto tutto, avendo fatto Fiatore di protagonisti fino a 20 anni prima, ho detto comincio da zero. Anche una pausa, accetto. E ho fatto tutto, ho fatto in qualunque bene. Sceneggiato ci bene. Sia stato in quel periodo, da squadra. Come, un po' come allontanarsi dal doppiaggio e poi pretendere di tornare dopo 15 anni a fare i protagonisti. No, si ricomincia dal brusio in quel caso, no? Esattamente. Dai piccoli ruoli, piccole cose. Oltretutto mi garantiva di non avere una responsabilità e quindi di non avere paura, insomma, nel senso che per quello che dovevo fare era orogolato, ovviamente, anche perché noi poi abbiamo una facilità, quantomeno, cioè un doppiatore dice in 3 mesi le battute che un attore normale dice in tutta una carriera, sì, certo. Diciamoci la verità. Sì, sì, sì. Perché noi facciamo tanta roba, un film lo bruciamo in pochi giorni, quindi diciamo milioni, credo. No, ma è impossibile che qualcuno abbia recitato quanto un doppiatore, non nessuno. È mai nessuno. Quindi abbiamo una facilità di parlata, di cose che molti non hanno, insomma. E quindi comunque in quelle cose che era solo dialogo era veramente molto più semplice, infatti ero... Però insomma, bella esperienza anche quella, molto divertente, molto sì. Divertente, però poi insomma, e poi il doppiaggio sì. Doppiaggio vero? Secondo me sì, è una passione che c'è ma dentro. Sì, perché poi anche lì non è, cioè lì se, cioè noi facciamo un film televisivo in 3 giorni, ma loro ormai fanno uno sceneggiato intero in 3 giorni, cioè ormai anche loro hanno dei ritmi di lavoro, per cui tu vai di tecnica, perché non riesci manco, cioè mi sono successe delle cose che adesso c'ho delle aneddoti anche divertenti, ma che ti dovrei raccontare e sceneggiare per farle, cioè, le robe, delle cose pazzesche. Mi ricordo, guarda, ti racconto solo questa, anche se non riesco a fare. Lo sto tirando, lo sto tirando a raccontare, sto in silenzio. Vabbè, insomma, devo fare un medico che esce da una sala, ha operato un bambino di 1 anno, esce e deve incontrare la protagonista, che è la madre del bambino, e le battute saranno, lui esce e dice, noi abbiamo fatto il possibile, adesso siamo nelle mani di Dio. Lei dice, dottore, posso vederlo? No, la prego signora, adesso non è il momento, lasciamo passare qualche ora, in questo momento sta dormendo, sedato, eccetera, vediamo come va, un po' più tardi, insomma una cosa delicata. Facciamo questa, dobbiamo fare questa, allora pronti, facciamo una prova, tu uscire con la porta, vestito da medico, la cuffietta da operazione, esco. E lei sta da me a 12 metri, per cui facciamo la prova, allora esco, mi tolgo questa cosa e vado verso i lei. No, scusa, mi dicono, ferma, no, dilla da lì. La dico a tutti così, una cosa delicata. È stato 12 metri, una cosa un po' delicata. No, non ti preoccupare, dilla da lì. Scusa, ma non credi che sia un po' meglio? Insomma, dobbiamo dirci delle cose, la figlia operata, ti giuro, 12 metri. No, tu dilla da lì. Vieni dietro. Allora, azione. Abbiamo fatto il... No, scusa, meno voce. Non sto gridando, sta a 12 metri. Cioè per... No, tu non ti preoccupare, meno voce. Torno indietro, riesco. Abbiamo fatto il... Scusa, meno voce. Ma non mi sente, cioè, no, ma tu non ti preoccupare. Insomma, per fartela breve, alla fine è andata così. L'hai sussurrata. Esco. Mi ha fatto possibile. Noi siamo di Dio. Giuro su di. E l'altra. Niente. Dovevi andare sul labiale per andare. Allora vado dal fonico e dico, scusa, ma stavo gridando. Ma che cazzo stai gridando, Mario? Per Dio, non riesco a sedarsi, non so più come fa per riprendermi questo.
Succedono delle cose che non si... Un giorno mi hanno detto, ma scusa, mi chiamano per fare una parte, sempre una di queste che ti ho detto faccio anche una sola posa, eh? Mi chiamano per fare, perché hanno deciso di fare una scena all'inizio di un film, perché se no non si capiva bene la storia, quindi okay. Io dovevo essere una specie di raccordo, diciamo, di Charlie Sanger, di Charlie. Le ragazze di Charlie, sì, quindi c'è il Charlie che doveva riunire queste tre ragazze che erano le protagoniste per dare spiegazioni al pubblico di quello che dovevano andare a fare. Quindi mi faccio un provino, mi dico, mi raccomando, ci vogliono la leadership, il colonnello della finanza, devi essere la leadership, no, ma ripeto 18 volte, ma visto mentre facevo la prova costumi, mi raccomando, leadership, andiamo finalmente a girare. E dico, erano le pappardelle anche difficili, anche da ricordarsi, perché era una tinca, era una cosa di merda. E a un certo punto mi fa, senti scusa, ma non... Aspetta, dillo più vicino, perché... No, non potresti scivolare un po'? Scusa? Sei troppo pulito. Sì, un po' troppo pulito, ma non... ho capito, mi hai detto che devo essere leadership, sono un colonnello della finanza, non so. Sì, ma non potresti scivolarla un attimo? In che senso? Ma quando dici avrebbe potuto, potuto? Dico, mi stai per culo o dici in serio? Ecco, mi è successo questo ed altro. Vabbè. Quindi anche lì, cioè, si dice che fai... Quindi poi il doppiaggio è un'Isola Felice. Dipende da quello che fai, anche sì, dipende da quello che fai, però generalmente è un'Isola Felice. Adesso ho fatto questo film... sta per uscire, che si chiama Mary Magdalene, Maria Maddalena, e abbiamo fatto 65 righe a turno, sforando i primi due turni, facendo le 65 in due turni. Perché se, quando c'è da fare delle cose precise e cesellate, c'è bisogno lì, di tempo. E lì è un bel lavorare. È un bel lavorare, sì. Farne 180 è un po' meno bello. Un po' meno. In diretta su Radio Cigliano, 22:44, con Mario Cordova a Dopocena, con quarto pezzo, dopodiché c'è il contest, quindi rimanete con noi. 328-79-48-796 è il numero, l'unica maniera per essere con noi e per indovinare che cosa Mario leggerà. Ma adesso, quarto pezzo, quale otto, mettiamo? 8. Il numero 8, bellissimo. Questa è una delle più belle sue canzoni, secondo me, anche veramente. Veramente. Questa perché ce l'hai nel cuore? Perché aneddoti, io scavo, attenzione che io scavo. È legata ovviamente a una fanciulla che aveva tanti capelli neri, e quindi questa cosa qui è che io, siccome era finita male questa storia, ho passato un paio di mesi della mia vita in cui stavo così male di questa fine che andavo, prendevo la macchina e andavo in autostrada e on the road. Con la musica on a palla, e quando mi avevo sonno andavo negli autogrill e dormivo. Ma dai, manco dormivo a casa. No, non riuscivo nemmeno a stare a casa. E quindi, e questa è questo disco di che adesso sentiremo, era una di quelli. Che, la colonna sonora di insieme questi a viaggi. Baglioni, che era di questi, la viaggi. Questi viaggi. Allora, passiamolo subito. Questo è un bel pezzo, eccezionale pezzo del 1980 del compiantissimo Lucio Dalla. Meno male che è stato un po' riesumato adesso da Ron dal Festival di Sanremo con la sua ultima canzone. Ma questo è uno dei suoi capolavori. Veramente è una poesia in musica, secondo me. Ce l'ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano alle 22:45. Lucio Dalla, cara. Cosa? Eccolo qua. Cosa ho davanti? Ho davanti Annarita Pasanici che dice ciao. Ciao Annarita! Ciao Annarita! C'è anche Roberto, domanda per entrambi. Qual è il doppiaggio di cui sei più orgoglioso e quello, se c'è, in cui non ti sei piaciuto per niente? Chiede Gabriele. Una bella domanda. Io intanto che tu ci pensi, continuo a mettere, perché adesso è il momento del contest. Buonasera da Mario e Alessandro, grazie per essere con noi. Un veloce sketch per Mario Cordova disegnato da Lorenzo. Che bello. Guarda che bello, questo poi te lo mando su WhatsApp. Guarda grande, che figata. Grazie. Grandissimo, bellissimo, bravo. Grazie. Niente grazie male, bene. Veramente bello. E poi vediamo ancora qualche... Tu pensa sempre a questa domanda. No, io so già la risposta. Adesso aspetta che allora arriviamo. Davide, che ci sta guardando dal suo televisore 50 pollici o forse anche più, perché si può mettere Radio Cigliano anche sui televisori grandi, basta avere lo smart TV. Tu dici che non si spaventano a vederci? Grossi così, un po' grossi in effetti, dal telefonino risultiamo un po' più compatti, diciamo. E questo grandissimo, grazie per averci mandato questo controselfie
Davide, allora, noi ci siamo messe comode, Silvia e Calzetta, guarda che carino, tu come sei con gli animali? C'hai... Li amo quelli degli altri. No, a casa tua non c'è animale? Ma no, nel senso che io faccio una vita veramente disastrosa, sarebbe una... quindi sarebbe una cattiveria, degli animali non ci sarei mai, però sì. Ovviamente mi piacciono tutti i gatti, i cani degli altri, degli nel altri. Senso che averli a casa per me sarebbe giustamente, Silvia difficile. Calzetta, chissà, grazie mille. Magari nel tempo. Questa quindi. Sera in camera mia c'è il vento con tutti i pinguini, mi scaldo con le vostre voci. Saluti da Caterina di Roma. Ciao Caterina. Che ci sta guardando e si vede perché siamo sullo sfondo, ha fatto anche una bella colorazione alla foto e si sta prendendo qualcosa di caldo, perché sì, quando fa freddo qualcosa di caldo è necessario. Freddo farà. Allora, vediamo ancora qualche altro contro selfie, sempre 328-79-48-796, la voce del grande Batman, ci ricordano, momento di relax in questo momento periodo di esami, vedi? Accidenti, in bocca al lupo. Bello che per rilassarsi scelgono Radio Cigliano e scelgono i Dopocena. Adesso mi ricorderò anche come ti chiami, mustaccioso con noi sul computer, sullo sfondo lui ci vede un po' più piccoli, non proprio 60 pollici, ma ci vede. Ed è Gabriele da Pisa, Francesco che ci segue da Milano, eccolo qua. Ciao, anche Francesco. Lui con il contro selfie BR, facciamolo un po' più piccolo perché altrimenti non si vede, eccolo qua, sempre presente, grazie Francesco per essere con noi. Se volete essere, se volete metterci la faccia anche voi, 328-7948-796, grazie mille. Allora, doppiaggio che passione, dice Tommaso Moro, grande. Grazie Tommaso. Tra l'altro guarda come sta, aspetta perché aspetta che sto facendo casino. Sta in cuffia, sì, aspetta che lo voglio rimpicciolire, si è messo in cuffia. Come stiamo noi a lavorare, questo è il nostro strumento di lavoro, la cuffia manuale. Certo. Se non hai la cuffia tua, se non hai ma una lo sanno cuffia perché tua. È manuale, cioè una sola e non due? Perché? Perché con una senti l'originale, con l'altra devi sentire la tua voce. Se ti chiudi, non ti senti. Grazie mille. Vediamo qualche altro, voglio cercare di esaurirli. Mi piacerebbe avere, allora, un'opinione di Mario su Pulp Fiction, dove doppiava Bruce Willis, Matteo da Padova. Domani mi becco sul tubo e mi godo la puntata, quindi se la vede indifferita io vi ricordo che per riguardare la puntata dovete andare sul canale YouTube Radio Cigliano, tra l'altro iscrivetevi molti perché è entrata la limitazione, per ora non ho notato grossi problemi, ma insomma può essere che ci sia qualche ritardo di YouTube, dobbiamo arrivare a 1000 iscritti, siamo a 920 se non mi ricordo male, iscrivetevi al canale YouTube Radio Cigliano in maniera che YouTube non ci faccia più le limitazioni, dobbiamo essere 1000 prima possibile. Mi sembra sono iscritto neanche io, adesso ci devo fare. Ti devi iscrivere, Alessandro, con la sua solita fotografia un po' inquietante, che però a me piace molto, perché guarda che cosa fa, si sovrappone a noi come se fosse qui con noi, no? Bellissimo. Come se ci guardasse, ci fosse un riflesso. Alessandro. Come se ci fosse un riflesso di noi che parliamo. Grande Alessandro, ci piace molto. Quanto manca? 17 secondi, forse riesco a mandarne un altro. Ciao Alessio, stasera sono poco collegato perché influenzato da Marco, adoro Mario Cordo per la sua voce, il contraltare maschile di Laura Romano, ti dice. Vi rivedrò su YouTube. Evviva, torniamo in diretta. E questo era Cara Lucio Dalla, quarto pezzo portato da Mario Cordova in diretta su Radio Cigliano, grandissima canzone che ti accompagnava nei viaggi, un po' i viaggi come li possiamo chiamare? No, della speranza, i viaggi della ricostruzione. No, i viaggi della ricostruzione. Era solo disperazione. Era tutta disperazione. Che però ha un suo piacere. Porca miseria, perché come abbiamo detto prima, un po' di disperazione è necessaria anche nella vita. Sì, ma fa bene perché ti rimette in contatto con te, ti accorgi che c'hai un cuore, che hai un corpo che fa male, te ne accorgi che ce l'hai, e spesso nella vita ce lo dimentichiamo. Allora è il momento del contest, signore e signori, Mario Cordova adesso leggerà, io mi devo andare però a posizionare all'ultimo messaggio perché madonna quanti sono in ritardissimo, ho capito chi è l'ultimo messaggio, è anche un nostro amico, quindi da questo messaggio in poi arrivano le risposte e quindi starò lì a monitorare solo su WhatsApp 328-79-48-796. Mario leggerà in maniera neutra un doppio, devo dire che ne abbiamo portati di doppiaggi semplici, ma questo è di una semplicità assoluta, quindi state aguzzate l'orecchio, ma non ci vorrà molto. Tra l'altro abbiamo oscurato i nomi. Esatto. L'abbiamo messi, te l'ho messi qua in maiuscolo così li vedi. Abbiamo oscurato i nomi perché siccome erano presenti dei nomi all'interno di questa parte, non era carino perché l'avreste indovinati immediatamente. Io ti metto una base molto calma e tranquilla. Questo è il doppiaggio di Mario Cordova.
Allora, asettico, eh? Asettico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo, fratelli, bella fotta. Padre, tu che hai fatto del matrimonio un mistero sacro, un simbolo dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, ascolta le nostre preghiere. Per lui e per lei, attraverso tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna con te in unione con lo Spirito Santo, benedici lui e lei. Amen. Marito e moglie, ora vi chiederò se siete disposti ad accettare gli obblighi che comporta il matrimonio. Un'omelia matrimoniale. Chissà da quale doppiaggio è tratto. Stanno già arrivando le risposte. 3287948796. È il momento per voi di sbizzarrirvi e di dare la risposta. Ne vedo alcune sbagliate, ma insomma, arriverà la risposta giusta. Scatenatevi, secondo perché ancora non c'è il vincitore. È ancora durissima, no? Secondo me. Dici? No, secondo me è abbastanza facile. E per adesso assurdo, vediamo. È una maniera di rispondere alla domanda che ci ha fatto. Che questo è il doppiaggio di cui vado più fiero, pensate, infatti me l'hai detto, assolutamente, ho detto guarda, questo lo riconoscono subito, però niente, scrivete perché fuori di busta, perché è strano, è fantastico, inaspettato. Tra l'altro la clip tra un po' ve la faccio sentire appena indovinerete, può anche darsi che neanche sappiano che sei stato io a doppiare, non ti preoccupare, sono molto attenti e già qualcuno sta sulla strada giusta. C'è anche Luca in toppa. Ciao Tiziana. La conduttrice della nostra trasmissione e grande amica mia del sabato, la voce di Richard Gere, dice Lorenzo Barba, mamma mia Ghost quanti pianti, siamo un po' indietro con le cose. Raul Julia in Street Fighter, colonnello Bison, te lo ricordi? Ah sì, è vero, adesso mi ricordo, sì. Mario Cordova dice Dario, Ciao, uno Dario. Dei pochissimi grandi trasformisti del doppiaggio. Wow. Non si è mai crogiolato nella sua voce da protagonista, quante sfumature. Beh, questo è bello, questo è un bel riconoscimento. Può anche riguardare questa cosa. È anche un bello orecchio, perché insomma capire che ci sfumiamo non Dario è male. Un collega. Sì. Grazie. Quante volte hai fatto Bruce Willis, ti chiede Alessandro, te lo ricordi? Non tantissime, però l'ho fatto intanto su questa serie meravigliosa, è stata la prima cosa che lui ha fatto, quindi diciamo ho aperto le danze e erano qualcosa tipo 90 puntate, tanta un'ora e quindi tanta roba. Poi l'ho fatto in Pulp Fiction, che certamente è stata la cosa più importante, e un po' di altri film, ma poi sono stato esautorato, diciamo. E perché? Perché sempre per questa famosa diatriba del doppiaggio. Bruce Willis credo che sia in assoluto il doppiatore che è stato doppiato da più doppiatori. Tantissimi. Credo che siamo arrivati a 12-13. Tantissimi, è vero. Perché lui ha una vocalità, aveva soprattutto in passato una vocalità non come la mia, tutt'altro che come la mia, aveva una vocalità più fessa, diciamo così, più chioccia, più carattere. E quindi nel doppiaggio succede questo: che cosa mettiamo? Mettiamo quella voce che ci sta bene, la voce che non ci sta bene, forse troppo, forse è. E quindi in realtà io credo che non si sia mai trovato una voce perfetta, come poteva essere appunto Woody Allen. Incollato proprio. Incollato, cioè. E quindi ci si barcamena, va un po' così, chi preferisce una voce è stato detto, ma poi dalle, provini, dalle persone tanti, più. Sì. Da Oreste Rizzini a Pedicini, da me a Rossi, da Marco Mete, cioè quindi voci completamente diverse. Completamente diverse. Federico coglie l'occasione per una domanda: ma se un doppiatore viene in raffreddore, come quello che ho oggi io, per esempio, cambiamo le battute e scriviamo: oddio, hai il raffreddore, tesoro. È vero, a volte succede, no? Se voi ascoltate Cobra 11 che ho fatto io, ma quante volte è successo in Quando si ama, poi si doppia in tutti i mesi dell'anno, ma d'inverno si doppia d'inverno e a luglio sono i momenti in cui si doppia un po' di più. Quindi quando io oggi sono arrivato, ve lo dico, a fare Law and Order in sala, col direttore dietro, ho detto ascoltami, mi ha detto Ale, che facciamo? Ho detto niente, facciamo che dovevamo fare due puntate oggi, di cui una a metà, dovevamo farne metà e chiuderle in un altro turno. Ho detto scusate, chiudiamola tutta in un altro turno, perché se io arrivo settimana prossima e la voce è migliorata, si sente. Abbiamo diciamo un vantaggio, che noi abbiamo la capacità, conoscendo un po' come funziona tutto l'apparato, di passare un po' meno dal naso di quanto possa fare uno, cioè anche se io mi tappo il naso così, io che c'è il naso completamente chiuso, io riesco
se la mando più di, certo di M diventa proprio problematico, ma se la mando fuori qua si sente abbastanza bene. Ma a volte si riscrivono anche i dialoghi per togliere le M, le N, le P, capito? Sì. Metterne il meno possibili. Sì, perché sono problemi di consegna, devi consegnare, devi in onda, fare. Non è che dice no, beh, ci vediamo a settimana. A volte, no, a volte, certo, se sei completamente afono, il turno non si può fare, è ovvio. Ma è l'unica cosa. Cioè, è l'unica cosa, sì. O devi essere così raffreddato che proprio parli in questa maniera, allora non puoi lavorare. Altrimenti abbiamo le... Che rapporto hai con la Sicilia, chiede Marianna? Bellissimo, nel senso che poi io non solo sono siciliano, i miei siciliani, come dicevo, per togliermi sto, e poi ho lavorato, ho fatto il padrino, ancora è una cosa che ancora mi coinvolge anche da un punto di vista professionale. In Sicilia ho parenti che adoro, giù non vado molto spesso, ma insomma è la mia terra, anche se io sono andato via in realtà che avevo 6 anni. Sì, non l'hai vissuta moltissimo. Non l'ho vissuta moltissimo, però ti ripeto, mia madre era di Palermo, mio padre era di Agrigento e mio fratello di Siracusa, quindi Catania, Siracusa, Palermo. Tre province su 9, quante sono? 4 su 9. 4 su 9. Sì. Non fare queste domande. Che 9, 11, mi sembra 9, mi sembra 9. Sì, e quindi così. Questo che dicevo che del quiz, che mi pare che nessuno indovini. Sì, vero? Sì, sì, no, l'ho già indovinato. L'ho già indovinato. Però continuate, 328-7948-796. Ci piace vedere le vostre risposte al contest sul doppiaggio. La gioia era questa, di fare una cosa così diversa e così lontana da me. E quando quella è stata proprio un'altra cosa. È un'altra cosa, che io mi domando, a questo punto si può dire qualcosa? No, ancora niente, ancora, perché stanno ancora... Del direttore... Come gli è venuto in mente di farlo fare a me questo personaggio. Però ti è mai capitato di fare di essere proprio direttore e stare lì e dire oddio e poi dici ma guarda, voglio fare questa virata, questa cosa pazzesca, prendere un attore che c'ha tutt'altro nelle corde e fargli fare una cosa particolare? No, però mi è successo di viverla, non solo in questo caso, ma non ho capito, ho provato a chiederlo, ma secondo me non lo so, è stata un'intuizione senza razionalità di chi mi ha scelto per fare questo. Ma io ho fatto per esempio l'attore, ho fatto Qualunque Mente, dove facevo un calabrese che parlavo con quei... cioè un personaggio, un ciclista vestito da ciclista, un, non so tutta se l'hai vista, un'altra cosa proprio. Chiesto a Manfred, ma come ti è venuto in mente di chiamarmi su un personaggio così folle? E lui mi disse, per chi mi, quello che mi stai dicendo tu, mi piaceva prendere uno che la voce, una voce così importante, un attore che in genere fa queste parti, e costringerlo a stravolgere. E ho pensato che tu avresti un bel lavoro sopra, cioè, hai dovuto fare un bel lavoro che non fai, spesso. Ma no, tu non so se l'hai visto, ma no, cioè, non l'ho veramente visto. È una specie di Nino Taranto dei poveri, tutto impizzuto, col culo tutto di... ha fatto la roba, anche perché aveva dei costumi pazzeschi, il film era fantastico e è stato pisciosissimo. Infatti sono fiero, ovviamente poi uno è fiero di tutte quelle cose che non gli vengono facili, che non gli vengono, cioè voglio dire, per assurdo doppiare Richard Gere è più facile per me, che uso la mia voce, basta che apro bocca, lo conosco, apro bocca e sono lui, piuttosto che fare altre cose dove invece devi cercare una bella, una bella sfida. Sì. Ma la sfida c'è ancora dopo tanti anni che si fa questo lavoro? Cioè ogni volta che tu vai al leggio, ogni volta che vai davanti alla macchina da presa, è necessario che tu un po' ti sfidi, un po' sfidi te stesso? La macchina presa, proprio mi devo fare la magia al cervello da qui a Catania e ritorno, cioè mi devo dire, ma no, guarda, non sono qui per giudicarti negativamente, per vogliono, anche se faccio delle cose in teatro, anche se devo uscire davanti al pubblico, mi devo dire, ma non sono lì perché sono cattivi, vogliono divertirsi, divertiamoci, cioè, mi devo fare dei lavaggi al cervello di mezze ore per riuscire. Ma mi capita ancora nel doppiaggio, se devo fare una cosa più complicata, anche in ultimo film di Richard Gere, che è Richard Gere, quindi faccio, non dico con la mano sinistra, ma con più maggiore facilità di altre cose, il primo turno, i primi turni, le prime... C'era un po' di tremolio. Che è anche il suo bello. Perché sennò, certo, altrimenti sembra veramente che mettere dei... Io pure. No, ma che scherzi, per me è importantissimo ogni volta, soprattutto su attori che conosco, hai ragione tu, perché sull'attore nuovo la sfida è cercare di capire chi stai facendo. Sì, c'è una curiosità diversa. Sì, poi non lo vedi tutto, ne vedi una parte, poi il direttore... Ti senti anche meno responsabile da un certo punto di vista. Sì, e poi a volte chiedi, ti capita anche di dire, aspetta, ho capito, sono entrato nel personaggio, non lo conoscevo, torniamo indietro a quella scena lì, risentiamola quella. E semmai rifacciamola, delle integrazioni o rifacciamo la scena. E questo capita, mentre sugli attori che faccio da più spesso, diciamo, lì niente, sì, il discorso che devo vedere, che cosa ha fatto di nuovo in questo film, dove è andato a parare, e allora il primo turno è sempre un turno di ambientazione. Sì, quindi l'emozione c'è, come ha voglia. Altro che.
23.01 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Mario Cordova, quinto pezzo. Dopo il quinto pezzo diamo il vincitore del contest. Dimmi qual è il pezzo. Sì, mettiamo un altro pezzo. Bene, scoprire Mario Cordova in musica, questo è importante. Allora, guarda, facciamo una cosa bella. Mettiamo di 4. La numero 4. Oh, questa è la canzone più moderna, diciamo, che hai portato della tua scaletta. Questa è una canzone che è stata presentata al Festival di Sanremo dell'anno scorso. E che cosa ti ha scatenato per portarla? Ma è perché, diciamo, ho passato un periodo nella mia vita ultimamente non dei più semplici. Forse complicato, un po' complicato diciamo. Stata una separazione di mezzo molto dolorosa. E diciamo con tanti dolori, svantaggi, casini che uno poi si porta dietro come tutte le separazioni dove poi ognuno dà il peggio di sé. Succede. L'hai vissuta, io l'ho vissuta ben due volte, perché come diceva Snoopy in una vignetta, diceva guardando in alto, diceva non ho capito bene, quelle che si sposano la seconda volta, cosa non hanno capito bene della prima? Adesso l'hai capito? L'ho capito. Adesso l'hai capito. Non so dire se non farò più questo errore, però... No, so dire neanche capire io, Mario, non te lo so dire. Ma capire si capisce, il problema è cambiare, non è solo capire. Sì. Capire è il primo passo. Riuscire dalla consapevolezza ad arrivare a una però qualunque momento difficile, questo volevo dire, qualunque momento tragico della nostra vita si porta insieme anche delle cose belle. Io in quel momento ho bloccato il mio lavoro, mi sono occupato di me, perché in quei momenti puoi solo che occuparti di te e chinarti su di te, e quindi sono riandato in psicanalisi e ho affrontato tutto un viaggio che volevo fare da tanto tempo. Ho smesso di lavorare, ho fatto solo le cose che dovevo fare, non ho smesso di fare il direttore per un anno. E ho iniziato un viaggio, diciamo, tra virgolette, spirituale. Tuo personale? Personale, in cui ho fatto un po' di tutto, dal Reiki al channeling, al Osho, ho fatto delle cose bellissime che sono ancora dentro di me, e questa in qualche modo ne è un aspetto di questa canzone bellissima che... Che adesso ci andiamo a sentire. Ve l'ho preannunciato, è stata seconda al Festival di Sanremo dell'anno scorso, scalzata solo dagli occidentali Scarma di Gabbani. Lei è Fiorella Mannoia, quante canzoni ci ha portato, e questa è la sua ultima, praticamente, che sia benedetta. C'ho la voce che sta, domani mattina io al turno gli racconto niente. Ore 9? Sì, ore 9. 9:30, va, facciamo 9:30. Senti un po', reinventarsi nella vita, reinventarsi nel lavoro. L'hai fatto tante volte. Tante volte, un sacco. Io sono nato... È necessario, è importante, è fondamentale, sei tu e basta, non lo vedi in altri. Come la vedi questa cosa? Cioè è necessario, a parte che la vita è la vita che te lo chiede, no? Sì. Se cadi ti aspetta, dice la canzone, sì. No? Ma cioè, ogni tanto la vita ti dà un ceffone, perché una madre amorosa non risolve un problema, ti cerca di insegnare a risolverlo. Cioè, qualche madre, qual è la madre migliore? Quella che ti risolve un problema o quello che ti insegna a risolverlo? E certo. Quindi la prossima volta te lo sai fare da solo. Io direi la seconda, certo, se poi tu non lo sai fare magari ti aiuto, ma insomma la vita è questa, la buona madre ti mette ogni tanto degli ostacoli, ti dà delle sberle perché tu devi imparare qualcosa, devi fare un scatto, un salto. E quindi qualunque momento difficile, anche il più tragico, in qualche modo si porta sempre, se tu riesci a sfruttarne e la vivi come un'occasione di crescita, ti porta un sacco di cose belle, che comincia con rioccuparti di te, nel richinarti su di te, nel risentirti, che nella nostra vita quotidiana piena di impegni, di robe, spesso ci dimentichiamo, diamo per scontato tutto, le persone che ci stanno accanto, le persone, gli amici, siamo talmente in un vortice, eccetera. Queste cadute hanno questo compito qua, di fare un salto. Io credo, siccome questa cosa si capita sempre, e quello che facciamo noi è che se non analizziamo bene e cerchiamo di cambiare, la vita dopo un po' te lo ridà, ti rimette un'altra volta in quella situazione, cioè cambiano le location, cambiano i soggetti, gli attori, ma la sceneggiatura è sempre la stessa.
E per cambiare questa sceneggiatura devi capire che è il primo passo, ma puoi cambiare, e cambiare non è mai facile. Solo il dolore in questo ti ha spinto. Questo dolore però è di base, ci sta, il dolore è fondamentale. Il dolore è quello che ti fa cambiare, se no non cambi. Guarda, abbiamo 20 secondi, in questi 20 secondi ti chiedo, ma allora quando siamo chiamati a doppiare e quindi a lasciare fuori dalla porta la nostra vita, com'è per te? È un casino? In quel momento in cui stavo male, io a un certo punto non ci riuscivo più. Io ho dovuto smettere anche per quello. Per questo hai dovuto sganciarti. Sì, sì. Che sia benedetta Fiorella Mannoia, pezzo del 2017 yeah, portato al Festival di Sanremo, che abbiamo ascoltato qui. Quinto pezzo di questa sera di Mario Cordova a Dopo Cena con. Allora, io adesso vado a prendere, levo la penna in maniera che andiamo a vedere, e io trovo qua un po' di risposte. C'è chi ha detto, vediamo un po', andiamo a riprendere. C'è qualcuno che ha detto The Mission? No, non eri tu. Qualcuno ha detto Ghost. Stefano De Sandro. Ghost, no, ma non era, diceva queste cose. No. C'è Franca che dice, assomiglia a Richard Gere. Franca, era fuori contest. Magari, grazie. Le langhe, bravissima Franca, poi la mandiamo la fotografia. Allora, mentre invece... qui qualcuno invece ha indovinato, vediamo qua, c'è qualcuno che ha detto Robin Hood, non è neanche Robin Hood. Ghost, l'alieno intelligente di quartiere, dice, e anche Pulp Fiction, ha buttato un po' di nomi ma non li ha beccati tutti e due. Poi ci sta, guarda quante ce ne stanno, c'è chi mi sta facendo una videochiamata, ragazzi non me la fate, ecco chi doppiavi in Stand By Me, ti fa vedere qua, mandiamolo perché altrimenti me la perdo questa, non la faccio più vedere questa foto, aspetta un attimo, tanto stiamo di contest. Era, adesso te lo dico, era Giuseppe che ci dice, ecco chi doppiavi in... ecco, ho sbagliato, ho messo la sigla, invece questo qua era questo attore che c'è qua sotto. Ah, questo sì, dai, quello di sì, vabbè. È lui. Grazie mille Giuseppe. Grazie. Ma stiamo ancora sul contest, andiamo a vedere, ci sono tante persone che l'hanno indovinato, però dobbiamo andare al primo che l'ha indovinato. E il primo che l'ha indovinato, possiamo anche far vedere la sua foto in questo momento. Grandissimo. Perché è stato veramente il primo. Si chiama... rullo di tamburi, attenzione, si chiama Luigi e ha indovinato che era Rowan Atkinson in Quattro matrimoni e un funerale. Pazzesco. E questa, bravissimo Luigi, e questa era la parte un po' da outsider che hai fatto tu, perché era una cosa fuori dalle tue corde completamente, fuori dalla tua distribuibilità, diciamo. Ti giuro che ancora non ho capito come sia stato possibile. Però un grande risultato, porca miseria. E allora, sapete che cosa facciamo? No, tra l'altro io ho la clip e la faccio sentire, però prima di farla sentire, abbiamo detto Luigi, vero? Fammi controllare, non mi fa fare cazzate che te faccio filmare. Luigi. Allora, io vado a prendere la fotografia, che è questa qui, poi devo fare una piccola cosa tecnica, tu mi segui tutto quello che faccio, vero? Capisci tutto quanto quello che faccio perfettamente, vero? Come no? Guarda, adesso in questa maniera noi abbiamo... la tua foto a video, wow. È incredibile che da qua esce fuori la tua foto. Possiamo anche... tu puoi scegliere uno di questi colori, quale preferisci? Beh, una via di mezzo, io il celeste non è mai... Il celeste. È quello del cielo. Bravo, allora, un tratto leggero perché scrive molto pesante, lui è Luigi, ma mentre Mario firma la sua foto, io perché sono come San Tommaso e se non ci credo, se non lo sento, non ci credo, questo è Mario Cordova che doppia Rowan Atkinson in Quattro matrimoni e un funerale. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Preghiamo, fratelli. Padre, tu che hai fatto del sacramento del matrimonio un mistero sacro, un simbolo dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, ascolta le nostre preghiere. Per Bernard e per Lidia, attraverso tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te in unione con lo Spiritoso Santo, con lo Spirito Santo... benedici Bernard e Lidia. Amen. È il suo primo matrimonio, è un amico di famiglia. Tutto chiaro. Bernard e Lidia, ora vi chiederò se siete disposti ad accettare gli obblighi che comporta il matrimonio. Bernard, ripeti dopo di me. Io dichiaro solennemente...
Io dichiaro solennemente di non essere a conoscenza di alcun impedimento legittimo. Di non essere a conoscenza di alcun impedimento legittimo. Per cui io, Lydia. Per cui io, Bernard. Per cui io, Bernard Godfrey St. John Delaney. Per cui io, Bernard Jeffrey St. John Delaney. Non debba essere unito in matrimonio con Lydia John Hibbott. Non debba essere unito in matrimonio con Lydia Jane Hibbott. Lydia, ripeti dopo di me. Io dichiaro solennemente. Io dichiaro solennemente. Di non essere a conoscenza di alcun impedimento legittimo. Di non essere a conoscenza di alcun impedimento legittimo. Per cui io, Lydia Jane Hibbott. Per cui io, Lydia Jane Hibbott. Non debba essere unta in matrimonio. Non debba essere unita in matrimonio. Con Bernard Jeffrey. Sinjon, Sinjon, Dylan. Con Bernard Jeffrey Sinjon, Dylan. Davanti a Dio e alla sua chiesa dichiaro solennemente. Davanti a Dio e alla sua chiesa dichiaro solennemente. Che io, Bernard Dylan. Oh. Che io, Bernard Delaney. Prendo te, Lydia Jane Hibbott. Prendo te, Lydia Jane Hibbott. Come mia illegittima sposa. Come mia legittima. Legittima sposa. Legittima. Legittima sposa. Che il Signore Onnipotente benedica a tutti voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spiritoso Santo Spirito. Amen. Bravo, bravo, bravissimo, un pezzo di teatro eccezionale, veramente eccezionale. Applausi per Mario Cordova qui a Dopo Cena con questo pezzo. Rowan Atkinson, veramente geniale, veramente eccezionale. Lo abbasso anche un po' perché si sta massacrando le orecchie. Veramente bello, veramente geniale. Ecco, qui dicevi la difficoltà di fare una cosa che è fuori dalle corde, che per la quale forse tu non ci saresti mai distribuito. Mai nella vita. Mai nella vita. Sono quelle cose ed è venuto fuori un pezzo ti trovi questo è uno dei pezzi cult del cinema mondiale, sì, secondo me. Veramente. E quindi ti ritrovi intanto a trovare una vocalità, sì. Queste cose così. E poi devo dire che effettivamente lì, ma insomma forse non solo lì, ma lì ho veramente ho capito che da un punto di vista che qualcuno mi diceva forse tu non devi fare i cerchi, tu devi fare cose comiche. Devi andare sul comico, fare un cazzo, butta i cerchi che te frega. Vabbè, grande, grandissimo. E questo di questo credo che sia in assoluto, proprio perché è così distante da me che sono. Però ti sei divertito a farlo. No, ma io ecco così. Questo come, l'hai fatto con Rossella? Con Rossella. Con Rossella. Così come ho pianto vedendo Ghost, qui ho riso come un pazzo, a parte che anche il cinema era, mi ricordo. C'è un cinema stracolmo perché il film è delizioso. Tra l'altro, un film che bellissimo. Mi diceva proprio Rossella che arrivò con una storia strana, non ci credevano. Non ci credevano, vabbè, neanche sempre un così, po'. Sempre così, come il Corvo, mi ricordo. Sì, mi diceva, sì. No, ma questo non ci andrà nessuno. E fece 15 miliardi di incasso. Incasso pazzesco. Ho fatto la direzione del doppiaggio. Sì. Sì. Sono quelle cose diverse, strane, per cui la gente non è preparata e crede che parlo di gli addetti ai lavori. E invece li scoppia in mano. Senza neanche che strano, perché poi questo veramente. Poi nel doppiaggio ci avete messo tanto, avete creato tanto, avete dato tanto, lo Spiritoso Santo, sì, è, sì, è geniale, sì, secondo sì, me. E lì c'era una scrittura, cioè il era scritto il film di, Simona Izzo, che era strepitosa, l'aveva inventato molto bene, l'aveva tradotto con grande perizia e una mamma veramente estremamente intelligente. E quindi era bello, facile, eravamo tutti bravissimi, sì. Veramente bastava poco. Allora, grande Luigi che bravo hai Luigi. Indovinato il nostro contest 328-7948-796 adesso semplicemente per essere con noi e per mandarci i vostri controselfie. Questi sono gli apprezzamenti che stanno volando per te in questo momento, l'ho riacceso perché ce ne sono veramente tantissimi. Grazie. Ed è bellissimo vedere che ci sta, che siete molto coinvolti e condividete anche sulla vostra pagina Facebook questo video. Dammi il sesto pezzo perché dopo è arrivato il momento del questionario di Proust, quando voglio scoprire, voglio affondare nell'anima degli ospiti, in questo caso di Mario, per dare delle risposte a un questionario fatto addirittura
150 anni fa. Wow. 150 allora, visto anni che fa parliamo di anima e di interiorità, mandiamo questo settimo pezzo. Il settimo pezzo, ah vabbè, questo non ha bisogno di presentazione. Classic. Questo è un pezzo che emoziona. Ah, ecco. È un pezzo che emoziona. E a te che emozioni dà questo pezzo? Questo era un altro pezzo di quelli, uno dei miei pezzi forti alla chitarra, e lì insomma un paio di pollastrelle. Ah sì, sono cadute. Sono cadute. Ci andiamo dentro. Vabbè, ce l'ascoltiamo adesso in diretta su Radio Emiliano. No, vabbè, però insomma erano altri tempi. Qua parliamo del 1970. Grandissimo pezzo, Mogol Battisti, una delle accoppiate più grandi della musica, forse la più grande della musica italiana. Assolutamente sì. E l'avrete riconosciuto, questo è Emozioni in diretta su Radio Cigliano. È un po' veramente mettere la poesia, la nuova poesia, la musica, quando è fatta bene, quando c'è dietro un paroliere che parla col cuore e poi un musicista che menestrella, forse, non so come dire, menestrella queste parole e le mette, sì, in musica. Cioè, il massimo, credo, come dicevamo prima, è quando tu riesci, e credo, lo disse Dalla una cosa del genere, che disse che lui aveva trovato questa pienezza proprio nel disco di Cara, Futura, eccetera, dove le parole, perché lui insomma di parole bellissime, di canzoni bellissime come parole ne aveva scritte tantissime, ma in quel low plane lui trovò una perfetta corrispondenza fra quello che diceva, dove le parole veramente fluivano in mezzo alla musica con assoluta come dire, corrispondenza, non so come dire, ecco, quando si trova questa unione, perché è così, insomma, la canzone è questa, dove le parole stanno perfettamente all'interno della musica, c'è una magia pazzesca. Una magia vera, veramente una magia vera. Andiamo avanti con i commenti perché siamo indietro. Voi sapete perché Bruce Willis ha cambiato così tanto doppiatore? L'abbiamo già detto. Ho scoperto che Mario Cordova è pure baglioniano. Siamo indietro da morire. Grandissimo Mario, un grande maestro da parte di Benedetto. Grazie. E anche Benedetto. Stefano che dice: come è stato doppiare Eric Roberts nei Mercenari? Te lo ricordi? Sì. Vabbè, insomma. Normale, insomma. Normale, Ghostbusters, hai fatto anche Ghostbusters. Quello è un classico. Quella è un'altra cosa comica. Vedi? Quella è un'altra cosa comica. Tra l'altro, anche qua c'è un aneddoto che è questo: che in un primo momento fu chiamato il povero Daniele Formica, sì, a fare quella parte. Daniele era un grande amico di Mario Maldesi, che è sempre stato il direttore. Io ero, e anche lì Mario non aveva pensato a me, perché nessuno pensava a una cosa comica, avendo questa vocalità poi romantica, no? Non, sì, mi si pensa, avendo, sì, questo colore così forte. E niente, Daniele, che era una persona di grandissima sensibilità, forse attraversava un momento non facile come anche altre volte, insomma, lui niente, diede forfè. A un certo punto andò da Mario e disse: senti Mario, io non me la sento, non ce la faccio, scappo via in qualche modo, insomma, che era anche del suo bello, cioè era veramente una persona di grandissima sensibilità. E allora Mario, disperato, non sapeva a chi darlo, mi disse: Mario, ma voi vieni qua, prova, tenta a fare questa cosa. E venne fuori questa voce che parlava un po' di colà in questo modo, l'energia cinetica, cioè. E fu un grandissimo successo. Purtroppo non feci il secondo, perché andai via dalla CVD per entrare nel gruppo 30 con Lizzo, e quindi mi punirono, molto incazzati. Succedeva all'epoca, mi sostituirono con Claudio, quel povero, sì, Claudio, che fece lui la seconda parte. Però sono sempre rimasto, insomma, nel cuore, anche c'è, cioè, Ghostbuster Italia che mi... un mito di Edoardo Stoppacciaro, un mito vivente del grande Edoardo Stoppacciaro. La voce del grande Hercules, l'abbiamo detto, la voce del film con Laura Lattuada, vedi? Sì, vedi, infatti, con Laura Lattuada. La cosa più importante, dice Frank, è trasmettere emozioni. È ma vero. Voi sapete, l'abbiamo già detto. Egon Spengler di Ghostbusters, l'abbiamo appena detto. Beato te che hai visto la serie di doppiaggio, Federico, vieni, sì, a trovare. Allora, Mario, è stata una gran scelta che tu sia stato chiamato per doppiare Ted Danson dopo tanti anni, perché l'avevi doppiato nell'81 nel film Brivido Caldo. Tu sei bisogno di sapere qualcosa di te, della tua filmografia, chiedi, perché ti verrà dato assolutamente. Altro che attore del genere. Allora, la sua voce è rimasta quella di quando doppiava i Men, cioè cristallizzata negli anni. Good Morning Vietnam, va bene, qua stiamo molto indietro, ma siamo anche alla fine del disco, quindi torniamo in diretta con Lucio Battisti.
Lo so, questo è un disco che emoziona parecchio, veramente. Fantastico. Grande disco, fantastico. A pari spenti della notte. Sì. Chi non l'ha fatto? Tu l'hai fatto? Beh sì. Per quanti metri? Pochi, assicuro, pochi, pochissimi. 23:21 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Mario Cordova. Vi ricordo di potete scaricare l'app Radio Cigliano, dove le canzoni si sentono pulite, perché su Facebook non è possibile, neanche su YouTube. Su YouTube vi faccio vedere intanto la pagina YouTube di Radio Cigliano, dove verrà caricato questo video e appena sarà elaborato dopo la diretta. Cioè, capelli che sembro veramente sconvolti, ma scusatemi, c'ho un raffreddore che mi si porta via veramente. Questo è il canale YouTube Radio Cigliano, siamo a 922 iscritti, dobbiamo arrivare a 1000. Iscrivetevi come se non ci fosse un domani. Dai, 8 persone. No, 8, 922, mancano 78, ne mancano 78, ma ci arriviamo rapidamente, quindi iscrivetevi. Questa invece è la pagina di Facebook di Radio Cigliano. Mettere un like a questa pagina significa farci l'applauso, è un po' l'applauso dei giorni nostri, il like. Quindi mettete un like alla pagina di Radio Cigliano, in questa maniera sarete anche informati su tutte le dirette che... metto degli strilli su Facebook e saprete quando andiamo in diretta con precisione. Questa è la pagina web www.radio.cigliano.org, trovate il palinsesto, l'ascolta live, i podcast e anche i video di YouTube, trovate tutto quanto qui, quindi andate e trovate anche i QR code, che sono questi disegnini strani. Se li inquadrate col vostro telefonino, andate direttamente nelle pagine di App Store e di Google Play per scaricare l'app Radio Cigliano, quindi mi raccomando, restate con noi su tutte le piattaforme. È il momento del questionario di Proust. Mamma mia, sono allora, questa è una cosa carina. Allora, devo rispondere. Botta e risposta. Allora, piccola storia, ma insomma già la conoscete. Un'amica, Proust era adolescente, un'amica andò da lui, aveva trovato su un libro inglese un questionario e gli chiese di rispondere a questo questionario. Non si sa se lui per levarsela dalle palle o invece per attirarla a sé, rispose. Avvicinarla. Chiuse queste risposte da una parte, forse in un cassetto, le ritrovò dopo 20 anni, trovò le domande e le risposte, non lesse le risposte e rispose di nuovo alle domande e si rese conto che dopo 20 anni dava delle risposte diverse, perché l'esperienza ti cambia e quindi a delle domande anche semplici che erano state fatte aveva dato delle risposte diverse. Però questo è il questionario di Proust, che ci andiamo con una base adatta, andiamo ad applicare a Mario Cordova. Mario Cordova, il tratto principale del tuo carattere? Romanticismo. Il tuo principale difetto? Il mio principale difetto... sono tanti, scegliere quello peggiore, diciamo il fatto di stare troppo a ricamarci su. La qualità che vorresti avere? Per come sono fatto io, un po' più di spavalderia. La cosa che ti piace di più fare al mondo? Questa è cambiata nell'arco degli anni. Può essere. Però credo che ancora si può dire, sì. Sì, sì. Beh, sì, insomma, fare l'amore è la cosa più bella. Cosa detesti più di tutto? La vigliaccheria. La qualità che apprezzi in un uomo maschio? L'intelligenza, la correttezza, ecco, scusa, la correttezza. La qualità che apprezzi in una donna? La correttezza. Uguale. Assolutamente. Cosa ami di più nei tuoi amici? Mi piace che posso fidarmi di loro, è la cosa che chiedo prima di ogni altra cosa, la fiducia. Il tuo eroe nella vita reale? In questo momento? Di Battista. Il tuo motto? Si può fare una cosa? Sì, sì, certo. In questo momento di Battista, perché trovo... non sia non possibile. Botta e risposta. Okay. Il tuo motto? Si può fare tutto. Il tuo sogno di felicità? Una casa in campagna con un amore accanto, una macchina da scrivere, un computer in cui scrivo un romanzo. La sera arriveranno degli amici e domani pomeriggio ho un incontro sociale con dei ragazzi a cui insegnare
teatro, fare uno spettacolo per avere un po' di, o con degli anziani, non lo so, o con qualcuno, insomma fare un po' di attività sociale. Quale sarebbe per te la più grande disgrazia? Perdere la vista. Come stai oggi? Meglio. Quel meglio. Che vorresti essere? Quello nel senso una persona? Quello che vorresti essere. Quello che sono. Come vorresti morire? Dal sonno alla morte? Secco. Senza soffrire. E questo è il questionario di Proust di Mario Cordova. Tosto, eh? Mi sembra la posta che aveva detto. Eh? Questa cosa non ci sono le risposte. Non ci sono risposte. L'ha rielaborato poi, eh? Ah, sì. Quando l'ha pubblicato, l'ha rielaborato. Però mica male questa cosa. Fatelo. Sì. Mettere un cassetto e riprendere a 20 anni. Dove fra 20 anni uno le prende. Questa è una cosa che se fai a 20 anni, poi a 40, secondo me trovi delle sorprese inenarrabili. Però veramente devi mettere due buste separate. Una domanda e una risposta e apri solo quella delle domande, poi che c'era l'H sopra bloccato col notaio e la firma. Allora, in diretta su Radio Cigliano si sono fatte le 23:27 e siete in compagnia di Mario Cordova. Domanda per Mario: com'è stata la direzione della serie 24? Dice Matteo. Ma bellissima, perché la serie era meravigliosa. Ti posso dire che oltre che bellissima, divertente. E ti racconto un aneddoto giusto per nella prima o la seconda, non mi ricordo, c'era una bomba atomica che doveva scoppiare. Tu sai, 24 si chiamava 24 perché si svolgeva in 24 puntate di un'ora l'uno, che erano le 24 ore che quindi passavano. Era un giorno intero. Un giorno intero, quindi tutto questo, tutta la storia avveniva in un giorno, in 24 ore ogni puntata era da un'ora, ogni ora, eccetera. E quindi era pieno di personaggi arabi, essendo una cosa televisiva non ci potevamo permettere di avere degli arabi veri, come avviene in alcuni film dove tu chiami della persona così, perché non ci sarebbe stato il tempo né il denaro sufficiente. Quindi chiamate decine e decine di attori che dovevano parlare con l'accento arabo. L'ordine perentorio per l'assistente, per quelli fuori, che quando arrivavano le persone le mandavano alle sale, era quello di parlare tutti in arabo, così parlavano tutte quante, anche l'indicazione data dalla regia, anche l'assistente di guarda, tu quella fatta troppo corta. E per non so quanto è durato il doppiaggio di questa cosa, so, fai conto, un mese, un mezzo, non so, sì. Tutto parlavano così perché tutti dovevano imparare. E parlare questo, capisci? Che dove è una cosa che è importante, no? Che figata. E quindi assistente per la, no, sì, tu devi parlare così, non ti indicazioni dare questo. Che figata. Molto carino. Senti, ci sta un amico che non si firma, che però lo mandiamo in onda, che ha detto: ho dovuto mettere le cuffie perché mia madre pensava che stessi guardando Ghost. Grande. Grazie. Firmati che non sappiamo chi sei, così possiamo senza dirlo. Nome. Questi sono i controselfie. Il miglior ghost, questo è Ghost Live, assolutamente live. E questi sono i controselfie che potete mandare al 328-7948-796. Ricordo A Voci Nell'Ombra, ti ha visto A Voci Nell'Ombra, lui si chiama Renato e questo è il suo controselfie un po' sfocato, però wow. Ok. Grazie, okay. Renato, grazie Renato, grazie di essere con noi. Qui a Dopocena con, vediamo qualche altro, ce ne sono tanti ragazzi, sono in ritardo da tutte le parti. Ho un grande ricordo, dice Gianluca, dello sceriffo Truman di Twin Peaks. Grandissimo puntatona oggi, Anna da Milano, grazie mille. Giuseppe da Napoli, pronto Napoli, come sempre. Grande Napoli. E tra l'altro sempre lui la sera si fa una tisanella guardando Dopo Cena con. Quindi bravo. La tisanella c'è anche questa sera. Grazie Giuseppe, grazie infinite per i controselfie. Vengo spesso a Napoli. Allora, qui c'è... Allora, questo abbraccio a due mostri, però non ti sei firmato a due mostri del doppiaggio. Grazie. Eccolo qua, aspetta che lo abbiamo così. Aspetta, facciamola meglio, però non ti sei firmato, quindi non ti posso ringraziare col nome, ma ti posso mandare in onda per far vedere che hai composto questa foto, questa scritta sulla tua faccia. Grazie mille, grazie veramente, sempre 328-7948-796, io vado oltre, vediamo qua che riesco a fare, se riesco. Grandissimi, un saluto da Roberto e Paolo, anche loro. Ma che carucci. Anche loro nell'atteggiamento che mi piace molto a me, che è quello bracati sul divano, che è fighissimo. Grandissimi Roberto e Paolo. Innamorati, che è bello, vero? Sì, senti un bello. Po', ma l'amore nella vita di Mario Cordova, che posto ha?
Ma veramente, onestamente, credo sia il primo posto, ma credo per tutti. Davanti anche al lavoro, davanti anche alle soddisfazioni personali. Questo non vuol dire che tu puoi magari il 90%. Sì, certo, certo. No, ma non c'è, no, non c'è. No, non c'è paragone. Come diceva qualcuno, dunque, mi pare che sia uscito un libro di una infermiera. Non chiedermi altro, non so nulla, ma era una cosa bella così e va bene solo così. Oddio, avere il titolo non sarebbe male, che ha raccolto le ultimissime dichiarazioni delle persone morenti. E diceva che tutte i rimpianti erano solo ed esclusivamente rimpianti d'amore. Amore senso lato, non solo sì, amore, mogli, amore, figli, donna, figli, tutto. Cioè, l'unico rimpianto che ha un uomo prima di morire è di quello che non ha fatto nell'amore. Questo è l'amore, insomma, siamo pervasi d'amore nel mondo intorno. È amore, necessario, sa, poi uno se lo porta sempre dentro. Poi magari al lavoro tu dedichi 10 minuti e 800 ore al lavoro, ma è indubbiamente che la cosa più importante, e non è piaggeria, è veramente così. No, no, ma ci credo assolutamente. Guarda chi c'è, guarda chi c'è. Ah, Roberto. Roberto, ciao Roberto, grazie di essere grande con fonico. Noi, sempre con noi, sempre al 328-7948-796, noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi, allora questa l'abbiamo già mandata, questa pure, e questa è la foto di Marco che ci segue da Milano, ah, e Marco ci segue sempre anche lui col contro selfie BR per far vedere che stanno da noi e non stanno in questo momento, che ne so, su Masterchef, per esempio, certo. Che sta andando forse è già finito, ma va in onda in questa slot insieme alla nostra il giovedì mai. Sera. E tu come sei con la televisione? Cosa guardi in televisione a film casa? E partite, lo ammetto. Ma... Calcio? Calcio, sì. Io sono sandoriano, sì. Ah sì? Sì, perché ho visto la mia infanzia a Genova, quella la quindi squadra. La Sampdoria è rimasta. Quindi sei lì che... Sì. Dopo essermi vergognato per anni ho deciso che basta, e che quindi da ormai parecchio tempo sono tifoso e mi arrabbio e quindi la e domenica gioisco. Davanti alla partita... Per chi tifa Sampdoria si arrabbia spesso, perché ovviamente non vinci quasi mai, mai insomma, ecco, non vince, non vinciamo per carità, ma non vinciamo mai i campionati, abbiamo vinto uno per grazia ricevuta, però è stato bellissimo. È stato però ci grande sempre, emozione. Grande emozione. Allora sto guardando tante risposte anche per Rowan Atkinson, tutti quanti avevano già risposto ma l'abbiamo indovinato. Oggi non vi mando il mio selfie, tanto la faccia è sempre la stessa, ma uno scorcio di dove vivo. Cristina da Madeira. Madeira sta nel Portogallo, è un'isola portoghese in mezzo all'Atlantico, guarda che meraviglia. Dovrebbe essere, se non mi ricordo male, se non sto sbagliando, guardate che figata. Quindi si che passano figata. Le questa è la radio, la web radio, no? Che vedi, passa dovunque, dovunque wow. Ci ascolta. Abbiamo anche degli ascolti dal Brasile, dall'Ecuador, no, sì, come no, dalla Nuova Zelanda, quindi comunque è bello che ci sia ascolto ed è bello che ci sia partecipazione. Io adesso volevo, Ignazio è arrivato tardi a dire quattro matrimoni e un funerale, ciao Alessia e Mario, la luce non è perfetta ma vi sto guardando. Volevo sapere dal signor Cordova se ricorda il doppiaggio di Sausage Party, un abbraccio da Napoli ma non si firma col nome, comunque è lui. Sausage Party, te lo ricordi? Ragazzi, succede purtroppo, che dobbiamo fare? Ma insomma, io adesso se ti dovessi dire tu, ma quanti film, tra film e telefilm, diciamo titoli avrei fatto? Io dal 79 a oggi siamo sull'ordine dei 50.000 forse? Ma forse 50.000 sono un po' tanti. Beh, guarda, se ogni giorno, serie, se ogni giorno ne esci da uno, magari in un giorno ne fai tre. Poi magari c'è il giorno che ne fai, che fai tutto sono il giorno 300, la stessa lavorazione, diciamo, ma no, tre, diciamo che ne fai 200 l'anno, per 10 anni sono 2.000, sì, no, 50.000 sono un po' tanti, sì, però, troppi, insomma. Sì. Però insomma, tra anche le piccole cose che fai, se calcoliamo anche le puntate di telefilm che fai, sì, sono sì. tanti pezzi unici, veramente molti. E quindi è difficile ricordarsi tutto. Domanda per Mario 24, l'abbiamo detto. Antonio ci faceva vedere che era quello che stava, la madre ti aveva scambiato per Ghost. Sempre in diretta con Mario Cordova su Radio Cigliano a dopo cena con 23:35. Se non sono le 23:35, siete su una replica, la potete guardare o su Facebook o sul canale YouTube Radio Cigliano, al quale vi invito di mettere di iscrivervi, perché non vogliamo incorrere nelle limitazioni che YouTube sta portando avanti per quelli che hanno meno di 1000 iscritti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi se è gradito, e in questa maniera ogni volta che carichiamo il video avrete la notifica e sarete immediatamente avvertiti. Settimo pezzo, quale mettiamo, Maria? Allora
Beh, cioè, sono due. Il sesto, direi. Il sesto. Ma io mi sesto. Sa che l'ultimo non so se l'ho detto. Non l'avevi detto? No, perché? Ma perché l'ho messo così. Poi me lo spieghi. C'è un ricordo sicuramente. Mentre allora, invece questo che ricordo ha? Allora facciamo una cosa, ma lo metteremo anche l'ultimo? C'è tempo per tutti e due? Sì, c'è tempo. Tanto questo me lo dobbiamo mandare tutto, basta il pezzetto. Vabbè, ma è carina, a me piace. Vabbè, allora mettiamo quella che di cui mi vergogno, che è la numero due. Mettiamo la numero due adesso. Perché risale, okay, va risale bene. Alla mia 5 forse. Eri diciamo piccolino, così, sì, eri sì. piccolino. Io sono via da Trapani dove ho vissuto 4 anni e non ero ancora lì, quindi massimo 5 anni. E mia madre metteva questa canzone, con la radio si sentiva spesso questa canzone e io... da ragazzino, 5 anni, sentendo questa canzone, piangevo tutte le volte. Che bello, però. Solo per questo. Questa, tra l'altro, lui la scrisse alla stazione di Pittsburgh. Stava tornando da una... Questa dove l'hai trovata? Mi sono informato. Stava tornando da una tournée. Stava cercando di convincere, non mi ricordo chi, a lavorare insieme a lui. E a un certo punto a Pittsburgh pioveva a dirotto e vide... il saluto di un uomo e una donna, uno dei due saliva sul treno e ci fu questo addio e quindi lui sottolineò con ciao ciao bambina questa cosa, si scrisse il refrain, è un bel aneddoto di lui, di un grandissimo della musica mondiale secondo me, perché non è solo italiano. Non mi picchiate, no, ma che picchiate, è un pezzo veramente intenso e mi fa piacere che Mario l'abbia portato oggi a Dopo Cena con lui e Domenico Modugno. La conosciamo come Ciao Ciao Bambina, ma si chiama Piove su Radio Cigliano. 1000 violini suonati dal mille violini suonati da mezzanotte, male, come inizia. Poi stiamo parlando del 59. Questa è una canzone del 59. E... guarda, io allora per questo andavo, perché io ho 59, avevo 4 anni, guarda, ci siamo. Proprio 59, 60, preciso, siamo precisi. Siamo precisi. Era senti un po', Mario Cordova gira, scusate, ma sono raffreddato. E Mario Cordova girava tanto, andava, faceva, ti sei ritrovato a Genova, poi a Trieste, mi hai detto, da tutte le parti. Livorno. Ma se Mario Cordova quel giorno, quella tua amica, non fosse venuta a dirti guarda che c'è questo concorso al piccolo, allo stabile di Genova. Che cosa avrei fatto? Che cosa avrebbe fatto Mario L'insegnante. Cordova? Era quella la tua strada? Ma penso di sì, perché comunque io vengo da una famiglia di insegnanti, mia madre è un'insegnante di lettere, mia zia, i miei zii, mie cugine, sono tutta una famiglia di insegnanti. D'altronde chi veniva dal sud faceva il carabiniere oppure l'insegnante. No, in realtà è una cosa che mi piace tanto e che vorrei fare di più, non a caso nel mio sogno c'è, no? I ragazzini, insegnamento eccetera. E quelle poche volte che riesco a ritagliarmi degli spazi per fare qualche lezione di doppiaggio in una bellissima scuola dove ogni tanto collaboro, è una cosa che mi piace tantissimo, forse perché, come dicevo qualcuno, ognuno cerca di insegnare ciò che deve imparare e quindi in qualche modo insegnando ti senti un pochino più forte, non so se per quello, ma comunque quella sarebbe stata la tua strada. E credo di avere le qualità per farlo, cioè ho visto, come ti dicevo prima, che possono esserci attori che non sono bravi direttori o attori, grandi attori, non faccio nomi, che non sono stati dei bravi insegnanti, perché fanno recitare come recitano loro, ma insegnare vuol dire dare una chiave, un po' come dicevamo la vita, poi tutto torna, no? La vita che ti insegna, che ti dà che una chiave per il tuo imparare. Metodo per approcciare sia giusto per tutti. Assolutamente, no, quello è il tuo. Metti un po' più qua perché mi stai fuori di telecamera. Sì. E quindi insomma insegnare invece è proprio dare una chiave, entrare nelle difficoltà, nelle dinamiche. Anche questa poi è una cosa che ho imparato in una delle varie sberle della vita. Se vuoi raccontiamo questo aneddoto mentre passa la canzone. Ci abbiamo, aspetta, 20 secondi, no, lo raccontiamo nell'onda. Dopo. Lo raccontiamo nell'onda. E quindi avrei fatto credo questo, anche perché io ero totalmente succube della mia mamma. E credo che insomma è stato un colpo per lei che tu abbia scelto di fare l'attore. No, perché lei si era già malata, stava malissimo, pochissimo, e lei non mi ha mai visto su un palcoscenico recitare mai. Purtroppo.
Piove, piove sul nostro amor, grandissimo Domenico Modugno, settimo pezzo portato oggi da Mario Cordova a Dopo Cena Con. Siete in diretta su Radio Cigliano, 23.40, siamo da 2.40 in onda, e vola il tempo quando si chiacchiera piacevolmente, sì, no? Io ho sempre detto, vola abbastanza. Ma non dura così di solito? Sì, sì, durano un po' tutte quante così, io dico sempre che dobbiamo arrivare alle 11 ma non c'è nessuno, devo sempre abbattere un po' tutti quanti col Kalashnikov alla fine. Però è bello che ci sia questa voglia un po' di parlare, di raccontarsi in questa radio un po' informale a un pubblico così pieno di domande. C'è Maria Grazia Napolitano, Edoardo Stoppacciaro, vedi che l'abbiamo citato prima, anche Charlie Scipioni, c'è Francesca Lucchese, Franci. E poi c'è Laura Masini, ciao Laura, vediamo chi c'è, Richard Gir, Jeremy Irons, William Dafoe, come ti trovi ancora oggi a doppiarli? Monica Migliori. Beh, Jeremy è fantastico, a parte che l'ho anche conosciuto, è un aneddoto caruccio, perché al di là di questa cosa del quattro matrimoni in funerale, l'altra cosa di cui vado fiero è Lolita. Ma non solo per averlo fatto, perché veramente era un misto di cose, la voce fuori campo, poi lui raccontava, nel film iniziava, ogni tanto commentava, è stato veramente molto complicato, anche perché lui è molto complicato da fare, perché lui è straordinario ma molto british, lui è sempre tutto right. Quindi a volte, e lì che chiave hai trovato per andargli dietro? Ma di cercare di sentire, cioè io non posso sentirlo troppo nel suo modo di parlare, e lì gli occhi diventano fondamentali, lui è aderenza pazzo. Negli occhi, cioè lui cambia fisicamente tantissimo, cioè io l'ho fatto dal Mistero von Bulow, dove faceva l'inglese, e questo vabbè, l'inglese gli veniva benissimo, alla Casa degli Spiriti in cui faceva l'argentino, e lui veramente si muove in un altro modo, è una cosa, l'ho fatto in un film francese che era Butterfly, ed era veramente un diplomatico, cioè, ma il suo modo di recitare è sempre molto British. E allora bisogna trovare, diciamo, un compromesso fra quello che fa lui, ma con questa lentezza, questi arrotondamenti. E lui venne a vedere, perché uscì Lolita in anteprima internazionale in Italia, cioè uscì prima in Italia che in America. Credo che ebbe qualche problema di censura lì in America, sono un pochino vanno più, qualche problema da questo punto di vista, uscì prima in Italia. Venne invitato lui insieme ad Adrian Lyne, che era regista, la ragazzina e il figlio di Nabokov. Io sapevo, fecero una serata in un cinema dove arrivarono tutti e quattro, sapevo che avevano una serata organizzata all'ambasciata francese con un rinfresco, e che quindi sarebbe stato, come succede sempre quando vengono, stanno 5 minuti e se ne vanno, così hanno fatto la ricerchista lì, e se ne vanno, frega niente. E invece lui si alzò, perché lo vennero a chiamare dopo 5 minuti che iniziava il film, e tornò indietro, disse ma come, non va via, e insomma se lo vide tutto, loro tutti e quattro, e alla fine me lo presentarono, anche Richard Gere l'ho visto, ma insomma lui è, e lui mi fece un sacco di complimenti. Ovviamente parlandomi in inglese, perché lo sono convinto che sapere il doppiaggio deve sapere l'inglese, certo. Il mio inglese fa schifo, insomma, capivo 4 parole su 10, e a un certo punto io capivo che mi stavano facendo i complimenti, perché era evidente, e a un certo punto forse mi ha fatto una domanda, non so, ha capito che io non capivo un cazzo, allora si è bloccato, mi ha guardato e mi ha detto por favor, sempre tu. E gli ho detto can you write me please, me lo firmi per cortesia. No. E lui mi ha mandato un fax che poi mandò a Mediaset dicendo che lui voleva che essere doppiato sempre da me, che lui aveva visto, e anche in altri film, che lui voleva essere doppiato, perché stava per uscire un film in cui non ero stato distribuito, e nonostante la lettera di Jeremy Irons che chiedeva di essere doppiato da me, io quel film non l'hai fatto. Non l'ho fatto, che peccato, e non l'ho fatto per qualche anno, l'ho ripreso, cioè dopo la sua dichiarazione. Una punizione, ma che cosa è stata? Un karma negativo, che cosa è stato? Non lo so. Non si sa. E adesso invece lo rifaccio da tempo. Ha fatto bello, quello è un bell'attore, veramente sì, un bell'attore. Sì. C'è tanta gente che c'è anche Sabina Razzi, ci sta. Ciao Sabi. Tanta gente, diamo buonasera a Mario Cordova, il Dennis buonasera. Quaid nel mio nemico, grande lavoro per un gran film. Il mio nemico. Guarda che si ricordano tutto quanto. L'alieno intelligente di quartiere fa due domande al prezzo di uno, come è stato recitare con Luca Ward in 100 vetrine, e l'altra domanda, mi hai semplicemente stregato con il tuo doppiaggio di un film scioccante col fantastico Richard Gere, che penso abbia letteralmente commosso il nome a Cico. Sì. Anche per te è stato scioccante, che cosa ti ha lasciato?
Ma in realtà io, per quanto riguarda Centro Caterie, non ho recitato con Luca, perché Luca è andato via e sono arrivato io. Proprio un passaggio di testimone. Sì, c'è stato una specie di passaggio di testimone, quindi non ho mai avuto il piacere di lavorare con Luca. E per quanto riguarda Aichiko, devo dire, è stato bello, anche se devo dire che in fondo lui non era il protagonista, era il cane. Sì, poi lui a un certo punto va via, muore, sì, e sì, poi sì, non c'è più. No, ma insomma il reale protagonista è il cane, è il cane, insomma, sì. Infatti il nome, anche il titolo del film è il nome del cane, insomma, certo. Nome. Però insomma bello, bello, tra l'altro lui so che ha fatto, non ha voluto istruttori, ha fatto tutto lui, si è messo col cane. Perché poi le studiano loro queste cose, loro hanno il tempo di studiarle, di farle bene. Prendono 10 milioni di dollari. Se devono anche guadagnare in qualche maniera, no? Volendo, se devono anche guadagnare. Sarei accontentato anche delle... Ti chiedono se sei stato tu a doppiare 5%. Steve Martin nella Pantera Rosa? No. No, non sei tu, ok. La Pantera Rosa era Marco. Era Marco. Cioè. Come siete trovato a essere, come sei trovato a essere il padre di Violetta? Tu sei chi è sta Violetta? Lo so chi è Violetta, ho due figlie piccole. Dunque, è stato divertente questo, che mi capita spesso che qualche persona che conosco, qualche amico, anche persone conoscenti che vedo ogni tanto, mi chiedano, senta, mi fa una cortesia, io ho mia mamma, mia moglie, mia zia che è innamorata pazza di ciò che mi fa, una cosa, mi fa una telefonata. E quindi ho fatto decine e decine di telefonate a mamme, nonne, zie, cugine, eccetera, dicendo, come si chiama tua cugina? Maria. Maria. Ciao Maria, sono Richard. Sono qui con Francesco, mi hanno detto che sei una donna bellissima. Telefonate di questo livello qua. Quando ho fatto il papà di che è un tipo allucinante, cioè a parte poi immaginati come abbiamo potuto lavorare su una telenovela, cioè 280 righe a turno, quelle cose tremende, cose, di correndo e basta. Ma lei ha avuto, cioè la cosa ha avuto un tale successo che ho cominciato a fare non sai quante telefonate ai figli, agli amichetti dei figli, eccetera, dicendo, ciao, sono il papà di Violetta. E facevo le telefonate ai ragazzi. Quello che non pensavi che potesse succedere, mai avresti pensato. Lo so. Invece Sasha ti ricorda un sacco di cose che hai doppiato. Act of Valor l'abbiamo fatto insieme. Ah, Animali Notturni, Everest, Lo Sciacallo, Nightcrawler, Free State of Jones, Dark Places. Bellissimi film. In un paio c'era come protagonista Jake Gyllenhaal e quindi Stefano Crescentini. Ci sta a pennello, direzioni magistrali. Grazie. Ma bravo a fare la direzione, ma non è perché lo dico io, è perché poi quando senti i film. Da grande fan di Star Trek ricordo Cordova su William Shatner in rotta verso l'ignoto. Hai fatto anche uno Star Trek tu. Sì, è vero, credo l'ultimo. Quando anche... hanno chiuso, ha detto basta. Basta, li cambiamo. Sì, sì, anche quello. Allora, buonasera sì, Snowpiercer, ci fanno i complimenti per Snowpiercer, grazie mille. Allora, tanti, fate i pollici in up perché ci piace. Ero contentissimo della tua scelta su Ted Danson, ci stai a pennello. Grazie. Quello di Brivido Caldo, fatto una nuova serie detto, notevole, sì, che si chiama The Good Place, molto divertente, molto signor Cordoca, ci vuole ricordare il grande doppiatore napoletano Santa Flores? Ed è, come ti dicevo, Stefano l'ho conosciuta in quell'occasione, con Mario, e che posso dire, un grande attore che ha il coraggio, cioè il cuore di prendere a cuore un ragazzo che sta iniziando e di fare una finzione così a un amico, perché comunque Mario Maldesi era un suo amico, certo, pur di, cioè, quindi prontezza di spirito, intelligenza, cuore, disponibilità, cioè già è una meraviglia. Ed era un grand'uomo, e infatti era veramente un grand'uomo, ci ha lasciati troppo presto. Senti, qual è il film che hai preferito di William Dafoe? Ti mettono sotto, mica fanno domande così, eh. Intanto c'è anche Isabella Pasanisi, ciao Isa. Ciao Isa. E c'è anche Davide Lepore, viva Davide. Marco Gianzante, tanti, Marcolina, tantissimi. Accidenti. Non te ne ricordi? Claudia Razzi, evviva. Ciao Tessana. Roberto Martinelli, l'abbiamo già salutato, siete bellissimi, ma sei bellissimo grazie tu. Grazie Lepergo, da grazie, Genova, grazie, grazie. Ciao Graziella. Stiamo scorrendo un po' velocemente perché stiamo arrivando verso la fine, abbiamo solo l'ultimo, tu sei anche CSI però, eh. CSI. Da quanti anni lo fai CSI? È finito? Sì. Però l'ho fatto per 2 o 3 anni, credo. 2 o 3 anni. Cioè. Allora, Francesco approfitta di Radio Cigliano per ringraziare dal profondo del cuore per averlo accompagnato durante la sua gioventù.
negli episodi di Hercules, dando la voce a Kevin Sorbo. Grazie mille, Mario. Grazie a voi. Evviva. È stato un piacere. C'è anche Evviva. Elena Morara. Ciao Elena. Elena. E vediamo. Per fare il... Puoi fare il potere di Grayskull? A me il potere? È quello che ho fatto prima. Però guarda, lo so che cosa vogliono da me. Fagliela su bianco così se la mettono sul telefonino. Mettete vicino. È che è un po' gridato. Allora un po' di campo ci vuole. Ci vuole. Per il potere di Grayskull! Grande Mario Cordova. Su bianco, e quindi ve la potete estrapolare. Sì, veramente. Anche Monica Migliori, ciao Monica, ciao, e anche Monichetta. Massimiliano, Ignazio, Federico, Pierce Brosnan in Remember Me, anche là era Mario, la scena del matrimonio, siamo un po' indietro, no, era Luciano Roffi, no, Luciano Rotti, l'altro del il marito era Luciano Roffi, bravo, Luciano... sarà veramente un'enciclopedia, veramente. Allora, pazzesco. Dico sempre questa perché fa ridere, e con Laura Romano eravamo qui, a un certo punto abbiamo detto, certo, noi abbiamo lavorato insieme, quante volte saremmo stati insieme, marito e moglie, fidanzato, fidanzata, basta, finita là, 5 minuti appare un post con 30 titoli nei quali eravamo stati insieme, veramente geniali. Fantastici. Cose che, ti ripeto, se hai bisogno per l'Imaie di avere delle delucidazioni, loro sono qui e sono assolutamente presenti. Ah, Laura Boccanera sta guardando. C'è ciao, anche Laura, Loretta. Evviva Laura. Allora, Ghost, come vi sentite? Come vi sentite voi doppiatori quando un attore vostro scompare? Succede, che dobbiamo fare? Ci dispiace, tra l'altro io l'ho doppiato anche nell'ultima cosa che lui ha fatto, era una serie che si chiamava The Beast, che devono essere 12 episodi, non è riuscito a finirli, stava malissimo, e lì è stato abbastanza triste, perché poi comunque non è solamente una questione di vantaggio, perché ti muore un attore e quindi muoiono con lui tutti i futuri film che lui può fare, quindi muore del lavoro, un lavoro importante, sei un attore importante, ma in qualche modo c'è Richard, che ormai lo faccio da tanti anni, cioè, ormai lo conosco come tasche, so come quando chiuderà gli occhi, quando farà quelle bocchette così. Non ti sorprende più quando si gira, no. Anche se devo dire, nell'ultimo film che ha fatto Norman mi ha un po' sorpreso, perché lui lì fa la parte veramente di un ometto, che quindi è esattamente l'opposto di quello che lui si è potuto dare in una parte una prova, ma sono anni che ci prova a fare cose diverse, ed è giustamente, non devo dire che ultimamente azzecca pochi film, a parte il ciclo, insomma, negli ultimi anni non ne ha fatti di così di successo, ma in questo, pur il film essendo un po' particolare, è veramente strepitoso, non l'ho mai visto così bravo, per assurdo, proprio in una cosa che è totalmente diversa da quello che fa un omettino piccolo che mangia le cosette di nascosto, che una farina, di questi che cercano di fare degli affaretti per cercare di fregare dei soldi. Sì, ci ho fatto qualcosa anch'io là dentro, parlavo proprio con te, mi sembra. Ovviamente eravamo in colonna separata. Sì. Senti, ma c'è Graziella che si chiede, sono io l'amica che ti segnalò il provino allo stadio? Sì, sei tu, grazie. E questo è lo scoop della serata. Graziella. È lo scoop della serata. Graziella, bello, fu lei. Grande. Che, perché qua... tu la facevi, ti eri andata a scuola, ma io ho fatto, perché non vieni anche tu? Mamma, grande. Tu capisci che cosa, che mostro. È colpa tua, sappilo. Assolutamente merito, secondo me. Ah, perché forse siamo amici in Facebook, per questo sì, visto, quindi t'ha visto, vedi come tutto torna, vedi come tutto torna, incredibilmente. Allora, senti un po', vabbè, ci sono anche tante altre domande, siamo arrivati alla fine, e il tuo ruolo in qualunque mente com'è stato? Ma è divertentissimo, quello che abbiamo detto prima. Avevo dei costumi, poi, che proprio no, lì bastava vedere i costumi e avevi già fatto il personaggio, una specie di Nino Taranto, so che ricordi chi era questo comico, come no, accidenti. Dei poveri, è stata molto divertente. Senti un po', ma quando Mario Cordova non ci riesce, non è capace, ve lo dico, scoop, non ci riesce, ma quando Mario Cordova stacca con il lavoro, non hai adattamenti, non hai direzioni, non hai niente, stacchi, cosa fa Mario Cordova? Beh, cioè, sempre si cambia abbastanza, diciamo, in questo tuo periodo faccio niente, nel senso guardo la televisione, film in genere, un film dopo l'altro, oppure lo ammetto, faccio qualche giochino al computer, questa va bene, in cui mi invento, faccio solitari, in cui mi faccio delle sfide, mi invento, devo vincerne tre, cioè quelle robe assurde. Sì anche io uguale, no, lo faccio uguale, lo faccio fila, uguale, io sto punteggio di adesso, adesso vabbè, io c'ho la scopa, proprio la scopa classica, la scopetta sul telefonino. E io faccio le partite e c'è il computer che è tosto, è forte, perché ho messo quello tosto. A volte è proprio stronzo. A volte è anche stronzo.
forza. Ma io devo cancellarli perché poi divento schiavo. Per cui ritengo per un po' e poi cancello, perché sennò io finisco sempre lì. Cioè appena mi distolgo, guarda, subito figa, a fare cioè, queste cose. Faccio, e non può essere così. E quindi non faccio altro che mettere programmi che cancello. Metto e cancello. Vabbè, però. Senti un po', e invece mare o montagna? Mare montagna, pessimo sciatore. Ma anche perché c'è un fisico così con delle gambette molto da cerbiatto, io sono cerbiattina, no, non sono cerbiattino nel senso sic. E quindi no, però mi piace moltissimo la montagna d'estate. Mm. La montagna d'estate, la montagna. Quindi ecco. Meglio del mare? Più no, del mare? No, più del mare no. Però la montagna mi piace tantissimo, d'estate. E ti piace passeggiate, anche, le cose. E ti piace anche... Posso anche andarci da solo. Quello sì, anche passeggiate da solo le puoi fare. No, sì. Proprio andare e vado di 5 giorni in montagna. Da solo. Vado, mi prendo... Ti disintossichi completamente. Prendo, non so, la seggiovia e scendo a piedi. Ho capito. E invece città d'autore o comunque posti dove vai a vedere, girare, capitali europee, ti piace anche viaggiare girando... Per musei, per cose. Non te... Che devo rispondere? Che è quello che vuoi. No, non sono un grandissimo. Io. È più riposante che ma che no, ma nel senso la che... vacanza. La cosa che mi emoziona di più sono i rapporti con gli altri. Vabbè. Allora, se io e te stiamo bene qui a casa, sul letto, da casa mia. Non importa, poi certo il mondo ti dà occasioni di stare insieme in maniera diversa, ma non è quello. Non... Quindi Mario Cordova, se la sera citofonano quattro amici e ti dicono potrei saliamo, non rispondere. Ma gli dici saliamo oppure potresti non rispondere, sì, proprio. Davvero. Senti un po', e in cucina come sei? Pessimo. Niente? Nulla, zero, non mi piace cucinare, non mi piace fare e la mangiare? Spesa. Non me ne frega niente. Non te ne frega niente. Mangio quello che c'è. Se c'è buono, bene, se non è buono, uguale, mangio, non ho questa cosa. Ripeto, l'unica cosa che poi mi interessa è questo, i rapporti, io veramente posso stare... Quindi una bella cena con gli amici, c'ha senso di essere, di andare a una bella cena con gli amici. Ma solo perché siamo gli amici, non sì, per fare certo. Una bella cena. Se, è un pretesto, qualsiasi pretesto è buono. Pasta e fagioli, e pasta al burro e carne ferica è buonissima. Anche basta che sono gli amici, va bene ovunque, okay. E dovunque. Non è... Senti un po', e proiettiamo Mario Cordova fra 20 anni. Tra 20 anni vabbè. Ci sarò. Boh. Ma sì, ragazzino. Dove mi vedo? Come ti vedi? Nel futuro, diciamo, proiettati nel futuro. Ma diciamo che ancora adesso poi ho fatto questa cosa di comprare casa, in questo momento devo lavorare tanto. Cioè. Dei figli, quindi il lavoro lo vedi ancora bello ancora e la signora così è una ex moglie che le devo tenere, quindi già di prima mattina del primo giorno di ogni mese io ho un debitone che devo e quindi ho qualcosa da riempire, per cui è ancora più in là. Però quell'immagine che mi piacerebbe fare, che penso che prima o poi farò, cioè di questa campagna, se, il problema è trovare la persona. Perché una persona c'è in questo momento, non so se abbia voglia di fare questa scelta di andare via per campagna. È una scelta non tosta, credo. È una bella scelta tosta. È una scelta tosta, perché sgambettare accanto a uno che sta lì al computer e scrive, non credo che sia devi il massimo. Essere molto, molto motivata. Molto motivata, però questo mi piacerebbe molto, scrivere. Scrivere è una delle cose più esaltanti che io abbia provato, ho fatto nella mia vita dei corsi di scrittura creativa, ho scritto, è venuto fuori anche un libro, introvabile ma c'è, in cui ho scritto racconti e ho cominciato a scrivere un romanzo, uh-huh, che adesso ha un titolo divertente perché è iniziato tutto come un gioco. Ho scritto una novella che si chiamava La Caccola e che raccontava della storia, sì, era un po' la storia di un provino di doppiaggio dove... Ah, la caccola qui, la caccola. No, la caccola no. Vera. Ah, la caccola vera. Caccola vera, e due si incontrano in attesa di entrare dal provino e uno dei due c'è la caccola e allora l'altro cerca di distrarlo in modo che lui non se la tolga perché sa che quella caccola può fargli vincere il provino, perché se lo vedono il direttore è uno schifiltoso, insomma, e quindi su questa cosa qua ho detto ma perché non scrivo una serie di racconti. Allora c'è un periodo della mia vita in cui ho scritto tanto dei racconti a carattere fisiologico, no? Cioè il nostro corpo racconta un sacco di storie, insomma. So, il fegato, la dopamina, il cuore racconta storie, i ricettori che prendono. Allora ho scritto la storia di una lacrima. Ho scritto poi un'altra cosa comica che si chiamava Per un pelo.
pelo vero? Beh, la storia di uno che trova un pelo che insomma la fa impazzire. Eh? E poi ho cominciato a scrivere un'altra cosa che si chiamava Le pene del pene. E questo è rimasto incompiuto. E poi ho visto che questa cosa in qualche modo mi riguardava, non perché abbia questa difficoltà, grazie a Dio, ma che mi riguardava molto di più, e quindi era diventato, è diventato per adesso un libro di 100 pagine, che però poi ho smesso, che poi la vita non può essere. Perché poi ci abbiamo anche, lo so, però è bello che tu abbia comunque, c'è chi fa l'Ikebana, c'è chi fa radio, esatto. Solo che lì devi scrivere davvero, cioè devi scrivere tutti i giorni, non puoi mettere tanto prendi una volta ogni due mesi e prendi, cioè, oggi scrivo, non funziona così, purtroppo, ma certamente scrivere è una cosa pazzesca, cioè un momento in cui scatta una cosa per cui tu improvvisamente hai la sensazione di scrivere sotto dettatura, che c'è la tua storia che stai scrivendo, che c'è qualcuno che te la sta, te la sta dicendo, dicendo, e che devi sbrigarti a ripercorrere. È veramente un orgasmo che può durare minuti. Niente è più orgasmatico di quello, di quei momenti magici in cui scrivi. Lo so, lo capisco bene dentro. Io lo capisco bene come dialoghista, perché quando ti prende la frenesia del dialogo che fai, tu veramente guardi, cazzo, sono le 5 di mattina, ma ti è passato perché sei andato a 2000, veramente. Mezzanotte 01 in diretta su Radio Cigliano, è già diventato il 23 febbraio 2018, ma la trasmissione è del 22 febbraio 2018, ultimo pezzo portato oggi allora, dopo cena con Mario Cordova, di l'ho questo, già caricato. Di questo stavamo già parlando, sì. E in qualche modo mi pare che sia giusto finire così con questa cosa, visto che parlavamo che non abbiamo sempre tanto tempo a disposizione, no, per fare quello che vogliamo, e invece lui dice qualcos'altro. Lui dice che c'è, lui dice che c'è sempre. E allora sentiamo. Finiamo con questa cosa bella. Finiamo con lui, finiamo con un grande, grandissimo, immenso, secondo me, della musica leggera italiana, ma anche come testi, come scrittura, come musicista, veramente strepitoso. Ultimo pezzo portato da Mario Cordova a Dopo Cena con oggi, lui è Ivano Fossati e ci ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano, C'è tempo. Dicono che c'è un tempo per seminare. Sì, vabbè. Lui è... È pregno, io dico così, è pregno, cioè, porca miseria, veramente grande. Allora, datemi il tempo di farvi un piccolo riassunto di quello che succederà su Radio Cigliano nei prossimi giorni. Sabato alle 15 in diretta ci sarà, se prima eravamo in due, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida, special guest. E chi sarà? Lo saprete domani mattina, ma vi dico che sarà una puntata mai vista su Radio Cigliano. Speriamo di riuscirla a realizzare tecnicamente, perché soprattutto con sia con i microfoni ma anche con le telecamere sarà un po' complicato. Mi dovrò inventare qualche cosa nello studio, dovrò un po' girarlo, tu sai tutto. E questo sarà sabato alle 15 in diretta su Radio Cigliano con le dopo cena, speriamo anche con un naso un po' più aperto. Torneremo giovedì prossimo. Volete sapere una cosa? Non mi ricordo chi è l'ospite di giovedì prossimo, proprio non me lo ricordo minimamente, quindi non posso anticiparvi nulla. Vi dico che lo saprete lunedì mattina come al solito, e per essere informati di chi sarà l'ospite dovete mettere un like alla pagina Radio Cigliano di Facebook. In questa maniera avrete l'avviso, il post con cui vi comunicherò chi è l'ospite di giovedì. Nel frattempo, rotazioni, repliche, una nuova rubrica che va con la lounge music alle 11 di sera tutte le sere su Radio Cigliano, quindi scaricatevi l'app per iOS o Android per il vostro dispositivo preferito mettetevelo sulla cosa, ci stanno ricordando una cosa, che stiamo facendo un altro casino, dobbiamo farci la foto, il selfie di giornata, eccolo qua. E allora è uno, aspetta che lo facciamo, ecco, così, e uno, e due, ne faccio due. Evviva! Grazie di avermelo ricordato. Sappiate che ve lo mando dopo la chiusura della diretta, ovviamente. Grazie, vedi, ormai lo sanno che me lo dimentico, vedi? Ah, sì, il selfie. Me lo ricordano. Il selfie, Marco, mi raccomando. Freddi. Allora, anche Pierre ci segue insieme alla sorellina Bri, che timida non si fa riprendere. Una trasmissione molto micia, grazie per questo contro selfie. Ne ho ancora qualcuno, spero di tirarli fuori. Intanto c'era, vedevo Graziella che dice stasera. Sono contenta che sono stata la prima a credere in te. E poi diceva stasera al Duse il Calapranzi, tu e Enrico Grande.
Allora, il mio primo spettacolo. Il tuo primo spettacolo. Grande. Allora, il selfie di giornata te lo mando sicuramente. Saluti da Augusta, in provincia di Siracusa, nella terra più o meno tua, ma non è scritto il nome, scrivilo perché così lo mettiamo. Ti ringraziamo anche con il nome, ci piace dare nome e cognome a tutte le foto. C'ho 30 secondi, vediamo che cosa riesco a fare. Grande Mario Cordova, bravo in scheggio da paura, saluti da Fabio. Il selfie di giornata, abbiamo esaurito i selfie, meno male. Ma se volete mandarli, riesco ancora a mandarli, 3287948796. Siamo stati in compagnia di Mario Cordova, grande. Tu non sai che ti sto per dare la sola a te, cioè? Adesso la sola di giornata, adesso te la do. Prepara. No, certo che non te lo dico. 5 secondi, torniamo in diretta per i saluti finali. C'è tempo, Ivano Fossati, ultimo pezzo portato oggi da Mario Cordova a dopo cena con, in diretta su Radio Cigliano, quando si è fatta la mezzanotte e 5, siete sempre in diretta con noi. Vi ricordo di condividere questa pagina sulla vostra pagina Facebook, questo video sulla vostra pagina Facebook, il WhatsApp è 3287948796 e andate sulla pagina Radio Cigliano, sul canale Radio Cigliano di YouTube per essere con noi, per mettere iscrivervi al canale e per aiutarci ad arrivare ai 1000 iscritti, perché se non ci arriviamo YouTube ci blocca in qualche maniera, quindi non vogliamo questo bloccaggio. Ne mancano pochi, ne mancano 78 oggi pomeriggio, andate, iscrivetevi, più siamo più ci divertiamo e più cazzeggiamo. Domani lo faccio. Domani lo fai. Assolutamente. Grandissimo. Sì. Sentiamo la sola. Adesso ti do la sola di giornata, ma insomma c'è tempo, volevo rispondere agli ultimi, vedi. Salutare Stefano che si è collegato adesso. Mario, pensi che ti richiameranno per doppiare Arnoldo Schwarzenegger nel terzo film di Conan il Barbaro per una continuità con i due precedenti? Ma lo spero, io lo spero. Noi non lo sappiamo, queste sono cose che non c'è non dato dipendono sapere. Da noi. Non c'è dato sapere, le sappiamo all'ultimo, quando il film è arrivato. Non è che lo sappiamo 6 mesi prima, non è che ci devono scritturare con degli enormi contratti. Quando la arriva il dura, film però, così occhio, si fa trattativa. Dire, Alessandro ci sta benissimo. Non ti scordare il selfie, siete stati grandi, tutti quanti un po' ci stanno salutando perché si è fatta mezzanotte. Io vi ringrazio per essere stati con noi e scusate se sono ridotto in questa maniera, ma sono al 40% delle mie capacità, ma insomma è stato bello comunque perché Mario Cordova lo inseguivo da un po' di tempo e stasera sono riuscito a averlo e sono veramente contento. Vi ho detto nei fuori onda quali sono gli appuntamenti della prossima settimana, li ricordo brevemente anche per chi è in onda sulla radio in questo momento. Sabato alle 15 se prima eravamo in due con Alessandro Bianconi e Tiziana Guida, un ospite che ci farà sconvolgere lo studio, venite alle 15 in diretta. Giovedì prossimo si torna con Dopo Cena, non mi ricordo chi è l'ospite ma lo saprete lunedì, basta che mettiate un like alla pagina di Facebook metterò poi l'annuncio e in questa maniera sarete avvisati. Io voglio intanto ringraziare, questi sono i cuori per te Mario. Grazie. Cordova, ma spellatevi le dita perché ne voglio vedere così tanti veramente che Mario verrà sommerso dai cuori, veramente sommerso. Grazie. Io ti ringrazio per essere stato qui. Grazie a voi. Per esserti regalato un po' a chi ci ascolta e aver fatto conoscere anche quel che di Mario Cordova forse nessuno conosce. È difficile fare un talk show di questo tipo. Io ringrazio voi, dove siete? Qua, voi per la vostra partecipazione. Mario Cordova, chiudi la puntata. Che dire, abbiamo parlato di amore, abbiamo parlato di professione, abbiamo parlato di tempo, abbiamo parlato di vita. Amore a tutti, questo è quello che si può dire. Amore che è la cosa più importante. Ciao Pamela. E allora salutiamo Pamela, ciao, ma saluta soprattutto Mario Cordova, grazie di essere grazie stato con noi. Chiudiamo prima sulla radio e poi su Facebook come al solito. Buonanotte a tutti e ciao. Ci vediamo sabato e giovedì al prossimo Dopo Cena. Siamo su YouTube e questo video sarà caricato lì, mi raccomando andate a guardarlo. Ciao, notte. E adesso chiudiamo con voi di Facebook, grazie per essere stati con noi. Questa telecamera è fuori fuoco, quindi passiamo direttamente a quella finale, che è quella che mi piace del totale. Grazie a tutti, buonanotte veramente, grazie di essere stati con noi, ci vediamo, siamo sempre qui, siamo sempre su Radio Cigliano, scaricatevi l'app e ci avrete sempre in tasca con voi, come dico, Radio Cigliano, lo vedete scritto, la radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Buonanotte, ciao.